Allora, io per me, Ulrike, la professoressa Quercia, se vuole iniziare, può iniziare, e poi ovviamente c'è il professor Cabriglione, come detto, che oggi coordina i lavori, e poi le conclusioni saranno fatte dall'autore, naturalmente, del volume, che è il professor Pace. Grazie Francesco Bene. dell'invito e dell'organizzazione. Ci mancherebbe. Un grande onore, Grazie un mille della piacere. partecipazione, sin d'ora. Assolutamente. Prego, Allora, Ulrike. va bene. Allora, ci si prospetta comunque una bellissima mattinata e io dovrò fare un breve saluto da parte del dottorato di ricerca in scienze giuridiche e politiche, nel cui ambito Francesco Gaspari ha così brillantemente organizzato questa iniziativa. Saluto il professor Capriglione, che è qui con noi e che coordina poi tutti i lavori. Saluto i colleghi relatori che sono qui presenti e saluto anche e soprattutto i nostri dottorandi di scienze giuridiche e politiche. Io in realtà oggi faccio solo un breve saluto in quanto sono rappresentante del dottorato di ricerca. Sono qui soprattutto anche per ascoltare le relazioni dei colleghi, che saranno sicuramente relazioni molto stimolanti e piene di spunti, perché Francesco Gaspari ha riunito vari colleghi di diverse discipline giuridiche, quindi possiamo avviare un dibattito proprio interdisciplinare sulla natura giuridica dell'Unione Europea, che è, credo, una prospettiva anche adeguata per discutere questo grande tema europeo. E lo scrive anche Lorenzo Pace stesso nel suo volume, che da un lato questa interdisciplinarietà con cui l'Unione Europea viene studiata e viene concepita è una parte del grande successo del progetto europeo, però in questo Non è un problema di risiede molti anche la giornalisti sua esterni che ritengono che il problematicità, compito no? del titolare. Questo interesse di diverse materie alla natura giuridica dell'Unione Europea porta anche a una molteplicità di ricostruzioni teoriche relativamente all'Unione Europea, che contrasta con l'univocità con cui è definito oggi lo Stato costituzionale, quale organizzazione politico-istituzionale della struttura di governo di un popolo. Il volume di oggi, che discutiamo oggi, è molto interessante perché fa proprio il punto sul dibattito sulla natura giuridica dell'Unione Europea e evidenzia le specificità, ma anche la sua complicata collocazione tra la dimensione internazionale e costituzionalistica. Il libro di Lorenzo Pace interviene quindi su un'ente giuridica molto significativa anche per gli stati costituzionali e sappiamo che è proprio l'Unione Europea che ha influenzato maggiormente l'evoluzione dello Stato costituzionale improntato al pluralismo negli ultimi anni. E sono soprattutto i lavori di Peter Hebele che hanno richiamato già negli anni 90 l'attenzione all'importanza che ha avuto l'apertura dello Stato costituzionale ai principi che maturano a livello internazionale e come questi principi internazionali vengono progressivamente sempre più condivisi da un numero sempre maggiore di stati e questo favorisce l'integrazione sempre maggiore tra gli ordinamenti. E Lorenzo Pace mette nel suo volume anche in evidenza che è proprio quell'ente giuridico così significativa per l'evoluzione dei stati costituzionali che in realtà ha difficoltà a collocarsi, insomma, a collocarsi tra la dimensione internazionalistica e tra alcuni profili costituzionalistici. E Lorenzo Pace ci descrive questo dilemma attraverso un'analisi con un grande rigore scientifico e con un'analisi che è rigorosamente giuridica.
E un aspetto molto bello di questo libro è che Lorenzo mette in rilievo anche il ruolo significativo che per la definizione della natura giuridica dell'Unione Europea viene svolto dai giudici. Così nel quarto capitolo viene analizzata tutta la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, partendo dalle fondamentali sentenze Fangenten, Lose, Costa, Verso, Enel, per evidenziare tutta la giurisprudenza in cui i giudici europei fanno riferimento alla terminologia in realtà costituzionalistica, utilizzando nozioni come carta costituzionale o quadro costituzionale, anche per descrivere la natura dei trattati e la prescrittività dei trattati. E il volume evidenzia esplicitamente che l'utilizzo di questa terminologia non è pensata per far avanzare il processo di integrazione europea in senso statalistico, costituzionalistico, per creare uno Stato federale europeo, ma soprattutto per evidenziare le specificità che il modello dell'ordinamento europeo ha nei confronti di altre organizzazioni internazionali. Quindi questo riferimento alle nozioni costituzionalistiche in realtà si fa per definire meglio l'autonomia del diritto dell'Unione Europea sia nel confronto degli stati, dell'ordinamento o delle categorie del diritto internazionale classico, però probabilmente anche per specificare questo particolare rapporto che c'è anche tra ordinamento dell'Unione Europea e stati nazionali, e che questa tecnica non è così, diciamo, che ha suscitato anche reazioni violenti in parte anche dai giudici costituzionali, che sono i guardiani degli ordinamenti costituzionali. Anche questo emerge dal libro di Lorenzo Pace, che ha fatto riferimento a diverse giurisprudenze nazionali, ma soprattutto anche alla sua giurisprudenza, alla sentenza tedesca del maggio del 2020. Però, diciamo, l'idea di utilizzare categorie costituzionali per definire la natura giuridica dell'Unione Europea in realtà non è una cosa nuova, perché già dalla scuola di teoria del diritto viennese, soprattutto dai lavori di Alfred Ferdros, è stata in realtà, si è iniziato a teorizzare l'esistenza di una costituzione anche della comunità internazionale, e qui è rilevante il volume di Ferdros del 1926 di Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft, dove Ferdros impiega il concetto di costituzione in senso materiale, cercando di individuare e descrivere quelle norme che regolano la struttura e le competenze della comunità internazionale. E il libro di Lorenzo Pace ci spiega che è proprio nell'ambito dell'Unione Europea che questo problema si pone anche per questa particolare struttura che è l'Unione Europea. Gli spunti da dire sono tanti, però io non voglio rubare altro tempo, mi taccio. Il libro di Lorenzo ci dà tanti tanti bei spunti, perché lo collega anche alla crisi dello Stato nazione del XX secolo, e questo naturalmente offre tante nuove prospettive che i giuristi europei di tutte le discipline sono invitati a cogliere e a sviluppare. A questo punto penso che debba prendere io la parola per inquadrare brevemente le emozioni che mi ha suscitato la lettura di questo libro. In esso viene affrontato, come dicevo poc'anzi prima dell'inizio di questo nostro incontro, viene affrontato un tema che qualsivoglia giurista europeo, direi non solo italiano, vive nel quotidiano.
ma dedicando a questo problema forse poco spazio della sua attenzione. Che cos'è l'Europa? Come nasce? Dove, in che direzione è proiettata? Quali sono le possibili aspettative che noi dobbiamo avere sugli esiti di un processo che ormai dura da più di mezzo secolo? E come Ulrike ha ben delineato, il lavoro del professor Pace muove dalla ricostruzione dei due filoni su cui deve muovere, dove deve spaziare l'indagine, quello tecnico-giuridico e quello politico. E come Ulrike ha ben sottolineato, l'analisi compiuta dal professor Pace tocca aspetti molto significativi della materia costituzionale, ma anche del diritto europeo, e io direi anche del diritto dell'economia, che è la materia che io da 50 anni e passa studio. Cioè, dobbiamo chiederci, è possibile allo Stato configurare l'Unione Europea come una organizzazione nuova, una nuova forma di organizzazione politica, io aggiungerei ancora incompiuta, per dare una risposta a questo interrogativo? Il professor Pace si sofferma ad analizzare il significato e il valore dei trattati, il significato e il valore dell'orientamento della Corte di Giustizia. Richiama a due in particolare antiche sentenze della Corte di Giustizia in cui egli ci dice si usa un linguaggio di tipo costituzionale nei confronti dell'Europa. E poi giustamente per quanto riguarda il nostro paese si sofferma a lungo sul disposto dell'articolo 11 della Costituzione italiana, che è la norma che noi a tutti i ragazzi negli esami di diritto dell'economia chiediamo di illustrare per comprendere le limitazioni che al nostro paese derivano dalla regolazione europea. E il suo discorso termina parlando di una sorta di contraddizione tra mercato e regolazione europea e soprattutto, ripeto testualmente, si sofferma su questa Europa come tentativo di risoluzione della crisi dello Stato nazionale, come poc'anzi sottolineava anche Ulrike. Io da questo complesso di considerazioni del professor Pace traggo una domanda. Ma perché dopo ormai 70 anni quasi dal Trattato di Roma il processo di integrazione economica europea ad oggi sul piano delle concretezze si sia realizzato unicamente attraverso una armonizzazione disciplinare e non anche verso una reale convergenza economica e giuridica? Perché, come il professor Pace ci dice, siamo in presenza di una formula che, per quanto molto interessante, non è riuscita a trovare il suo adeguato compimento. Ebbene, io una risposta anni fa me la sono data. Non credo
come dice il professor Pace, che l'Europa sia nato dal fallimento diciamo delle forme statuali conosciute fino al secondo conflitto mondiale. Credo che sia nata giustamente sulla crisi dello Stato nazionale, ma ciò che spinse nel manifesto di Ventotene Gualtieri Spinelli e i suoi compagni a soffermarsi sulla possibilità di realizzare una Europa unita fu essenzialmente il desiderio di porre fine a sistemi totalitaristici, di svoltare in chiave democratica e in chiave, diciamo, di unitarietà tra i paesi dell'Europa, cosa che è nelle corde del manifesto di Ventotene, cosa che purtroppo ad oggi, come dicevamo, non è stata ancora realizzata, ma io direi di più. Negli ultimi anni è contraddetta dalla reviviscenza di movimenti sovranisti che addirittura in alcuni paesi come l'Ungheria hanno assunto una valenza prioritaria rispetto ai principi di diritto dello Stato di diritto e ai principi della democrazia che sono al fondamento di questa Unione Europea. Ma perché, ritorniamo all'interrogativo dal quale sono mosso, perché tutto ciò è accaduto? Perché quella convergenza non si è tramutata in coesione e perché ad oggi ancora si pongono gli interrogativi che il professor Pace ha evidenziato nel suo bel libro. La risposta che io mi do è che forse secoli di guerre, culture diverse, linguaggi diversi, religioni diverse sono un ostacolo che per essere superato necessita di una grande maturazione che forse non si è ancora realizzata in Europa. Quindi che cosa noi vediamo come fatto impeditivo, di ostacolo alla realizzazione degli Stati Uniti d'Europa? Perché a mio avviso, nella logica originaria di Gualtiero Spinelli e dei suoi compagni, c'era questa prospettiva di creare o uno Stato federale o una confederazione di Stati, comunque di creare gli Stati Uniti d'Europa, per i quali chi vi parla nel lontano, negli anni 50, faceva da liceale, 50 del Novecento ovviamente, faceva da liceale le manifestazioni in Italia, che purtroppo non hanno avuto esito alcuno. E come dico ai miei studenti, forse io certamente non vedrò gli Stati Uniti d'Europa data la mia tenera età di ultra ottantenne, ma forse neppure i loro figlioli la vedranno. Perché? Perché forse fino ad oggi non si vuole ancora, da parte dei paesi partecipanti, aderenti all'Unione, un'Europa unita. E non la si vuole per tutta una serie di motivi che vanno da ragioni di mero interesse economico, finanziario, come per alcuni paesi
tipo Germania, Austria, Olanda, Finlandia, ed altri per motivi culturali, e mi riferisco ai paesi di Visegrad. Ed allora, cosa bisogna pensare di fare? Io sinceramente ho navigato nel porto delle nebbie affrontando questo argomento in più occasioni, e sento una voce che si sovrappone alla mia. La sentite pure voi? Forse è Marcello Condemi che ha lasciato acceso il tuo telefono. No, Francesco, io l'ho spento, anzi invito tutti a disattivare l'audio proprio per evitare interferenze. Credo che sia la persona che è indicata come Francesco Gaspari, ma che Francesco Gaspari non è. Va bene. Allora stavo dicendo, perché è successo questo? È successo perché sul piano tecnico questa sostanziale mancanza di volontà, che come dicevo è voluta soprattutto per motivi economici da alcuni paesi, diciamo che hanno una posizione di vantaggio rispetto a quelli dell'area mediterranea, questa mancanza di volontà si è tradotta nell'adozione del metodo intergovernativo e del meccanismo comitologico, che come tutti sapete sono le due formule, i due modelli operativi che consentono agli stati nazionali di poter affermare i propri interessi a svantaggio dell'interesse comune. Questo vi dà la ragione per cui, nonostante le buone intenzioni, nonostante le affermazioni di intenti solidaristici, con difficoltà si rinviene una logica solidaristica nell'agire dei paesi europei. Ad eccezione, e vediamo al dunque, di quanto sta accadendo a seguito della crisi pandemica, che effettivamente sembra abbia segnato una svolta sia per quanto riguarda l'atteggiamento fortunatamente solidaristico, come ha sottolineato in più occasioni Paolo Gentiloni e la stessa Ursula von der Leyen, sia perché, come aveva nel 2005, lasciando la presidenza della Commissione europea, sottolineato Prodi, si è verificato un evento di crisi tale da scuotere gli animi di tutti i paesi europei e far ravvisare in un percorso unitario e comune la via di uscita dalla crisi. Disse infatti Prodi: necessiterà forse una grande crisi perché si realizzi effettivamente l'Unione Europea. È questa la crisi che determinerà questo processo? Io sinceramente me lo auguro, anche se resto con talune incertezze quando vedo la sentenza della Corte di Karlsruhe, richiamata da Lorenzo Pace, del maggio dell'anno scorso, del 2020, e quando vedo come la Germania, dal lontano 1993, quando sempre la Corte di Karlsruhe emanò una sentenza nella quale si teneva a sottolineare che l'Unione Europea non è, che la comunità si chiamava allora, non è una comunità di popoli ma di interessi economici e di mercato. E allora finché
come dicevo in apertura di questo mio breve discorso, non avremo conseguito la maturità culturale per accettare talune rinunce a favore dei tanti vantaggi che può venire dall'Unione Europea, noi continueremo a sperare, continueremo a credere nell'Europa come unica via d'uscita in un contesto geopolitico internazionale nel quale le grandi aree politiche che si vanno determinando tra Cina, America, Russia, vedono un'Europa che ove resti disunita e non politicamente unica, vedremo i paesi di questa Europa dovesse arrabattare sempre su percorsi pericolosi e su percorsi che non daranno al vecchio continente i meriti a cui esso deve naturalmente tendere. Io avrei finito e cedo la parola al primo dei relatori. Come ho parlato 12 minuti, quindi sono stato nei tempi. Chi è che il secondo relatore? Dopo di me, chi è Ulrike? È il professor Caliento, che mi fa molto piacere anche conoscere, che ancora non ci siamo incontrati, ma è un new entry nella comunità qui alla Marconi, che ha assunto da poco l'insegnamento di diritto dell'Unione Europea. Sì, buongiorno a tutti e grazie a tutti della presentazione e dell'accoglienza che anche prima dell'incontro di oggi ho ricevuto. E l'incontro di oggi a me fa particolarmente piacere perché il libro del professor Pace, ho avuto il privilegio di poter leggere già prima che venisse pubblicato. Ed è un libro nel quale da giovane studioso ho trovato sistemazione diversi approfondimenti, a diversi studi che sto conducendo negli ultimi anni. È un libro infatti in cui secondo me l'autore con grandissima chiarezza riesce a passare in rassegna le diverse teorie che sono state sviluppate e che sono tutt'oggi sviluppate rispetto alla natura dell'Unione Europea e poi anche a quello che è il suo contesto storico. E ha il grosso merito, a mio modestissimo avviso, poi Lorenzo mi correggerà se sbaglio, ma di porre l'Unione Europea all'interno del contesto storico in cui è nata e in cui vive. Un errore che forse facciamo spesso è quello di pensare che l'Unione Europea e i problemi che essa affronta e si porta dentro nascano con la dichiarazione Schuman del maggio del 1950, come se prima nel continente europeo non ci fosse mai stato un fenomeno giuridico che interessasse quelli che oggi sono i diversi stati membri e i diversi popoli dell'Unione Europea. È già stato detto che quindi l'Unione Europea, mi riferisco all'Unione Europea, ma chiaramente il riferimento è prima alla comunità europea, alle comunità europee, per praticità mi sia concesso di riferirmi all'Unione Europea, muove dalla crisi dello Stato.
è già stato fatto riferimento, crisi dello Stato che origina dalla contraddizione tra Stato e mercato, che nel libro è descritta molto bene, e contraddizione che si spiega dalla difficoltà dello Stato di regolare, di governare il fenomeno economico. E tale difficoltà dello Stato si porta dietro chiaramente anche una difficoltà della politica che tutti noi viviamo, vediamo e di cui facciamo esperienza. Secondo me, a mio modo di vedere, questo libro offre anche la prospettiva per poter cogliere quelle che sono state, ad esempio, le crisi politiche più recenti e collocarle all'interno del processo di integrazione europea. Ci sono, ad esempio, alcune citazioni di alcuni rappresentanti delle istituzioni o di alcuni politici che sono assolutamente rappresentative in questo senso. Penso ad esempio a una citazione che viene fatta di un'audizione del presidente della Banca Centrale Europea presso il Parlamento olandese in cui afferma, come già nella visione di Monet, ma anche nella sua visione, la sequenza del processo di integrazione europea sarebbe stata single market, single currency and political union. E questo in risposta ad alcune obiezioni dei parlamentari dei Paesi Bassi rispetto all'operato della Banca Centrale Europea, oppure uno scambio avvenuto tra l'ex cancelliere Schmidt e il professor Messmaker nell'ambito di un ciclo di seminari che si svolgeva a Berlino rispetto alla possibilità per un paese come la Germania di ridurre il proprio surplus per consentire di arrivare a una convergenza economica all'interno dell'Unione Europea. O ancora a uno scambio acceso di battute tra Nicolas Sarkozy e l'allora premier britannico su l'ostinato rifiuto del Regno Unito ad esprimere il proprio consenso alle misure che devono essere adottate nel corso della crisi 2008-2012. Questi episodi sono fotografie che tutti noi sicuramente avremo impresse nella nostra memoria recente, ma che in questo libro questo libro consente di, a mio modo di vedere, di contestualizzare di cogliere quella che era la crisi politica in quel momento che gli stati europei, i popoli europei affrontavano e che l'Unione Europea ha saputo risolvere e alla quale ha saputo offrire una risposta. Penso quindi che questo libro, con grandissima chiarezza e con un'ampiezza di analisi che la sua in realtà non è un volume di centinaia e centinaia di pagine, ma in poche pagine riesce a dare un'ampiezza di analisi assieme alla chiarezza che a mio modo di vedere, nei panni di un giovane studioso, è imprescindibile. È imprescindibile perché finalmente consente di mettere in prospettiva e di analizzare con la precisione di cui abbiamo bisogno i temi che l'Unione Europea affronta e sintetizza nel suo funzionamento quotidiano. Grazie.
Grazie, professor Caliento. Il suo discorso si inserisce nel pieno nel contesto delle problematiche trattate dal libro del professor Pace. Io farei solo un piccolissimo commento su un aspetto iniziale del suo discorso, quello in cui lei dice che il professor Pace muove dalla contraddizione tra mercato e organizzazione istituzionale, politica. Non credo che le cose siano così, anche se non posso negare che più volte negli ultimi decenni mi sono posto il problema se l'Unione Europea stesse avendo una deriva verso la sola realtà del mercato, sostituendo l'unione del mercato comune a quella che era l'originaria unione politica voluta dai padri fondatori. Lei giustamente ha citato Monet, richiamando alla mia mente le teorie neofunzionalistiche che sulla base del pensiero di Monet e quindi di quella politica dei piccoli passi cui Monet aspirava, prevedevano la possibilità di passare da forme di aggregazione economica a forme di aggregazione politica. E questo percorso sembrava dovesse proseguire proprio col Trattato di Maastricht, quando c'è stata la cessione di sovranità, di una parte di sovranità. Il professor Pace ha detto più volte nel suo libro che il tutto è andato avanti senza cessioni di sovranità. Non è vero, ce ne sono state due molto importanti, quella la sovranità monetaria, ma nel 2012 con l'Unione Bancaria Europea c'è stata la cessione del controllo, della vigilanza bancaria all'Europa, che è una cessione non meno importante di quella monetaria, per cui forse dobbiamo aggiustare leggermente il tiro nel contesto delle cose che aveva detto. Io a questo punto mi taccio e passo la parola a, non so chi deve parlare adesso. Professor Clementi. Allora, professor Clementi, la parola a lei. Sì, il professor Clementi è il professore di diritto pubblico comparato, quindi è un mio diretto collega che insegna all'Università di Perugia e che sappiamo che è anche un grande europeista, quindi siamo contenti che sei qui con noi, Francesco. No, il ringraziamento è il mio e non è formale per almeno tre ragioni. La prima è perché Lorenzo lo sa, Lorenzo Pace lo sa, questo libro mi è piaciuto fin da quando cortesemente me l'ha fatta avere e ne abbiamo ragionato animatamente con passione fin dall'inizio, e poterne a maggior ragione allargare il ragionamento insieme è un privilegio, diciamola così. E la seconda è perché mi invitate nel vostro bellissimo dottorato, cara Ulrica e cari tutti amici appunto dell'Università Marconi, che ci sono altri colleghi con cui ci conosciamo moltissimi anni, ma con cui abbiamo condiviso tante anche belle esperienze, insomma. Penso per esempio alla professoressa Salmoni, e poi mi consentite, ve l'ho detto all'inizio, eravamo fuori registrazione, ma ci tengo rimanga a verbale, perché mi consentite di salutare il professor Capriglione, con il quale appunto ho condiviso un bellissimo convegno, per me fu una delle prime esperienze, diciamo, come si dice, nel percorso accademico, per cui insomma grazie di questa bella giornata prenatalizia, che è veramente un regalo che mi fate. Sul punto, se capito, a me il libro è piaciuto. Vorrei però essere in questi casi molto attento, perché conosco bene Lorenzo e so bene Lorenzo è molto attento appunto ad analisi che abbiano naturalmente una funzione dedicata innanzitutto ad evidenziare i punti chiave di uno studio, che è uno studio di ricerca, uno studio attento, uno studio che
ho apprezzato anche lui in qualche modo lega in una dinamica padre-figlio che per chi come noi, me, Fiammetta, appunto Ulrike, veniamo dal diritto costituzionale, poi pubblico comparato o meno, noi siamo tutti una grande famiglia nei fatti, e è anche un modo bello appunto per te, per portare avanti quella legacy che in fondo Lorenzo appunto sottolineava. Dunque, il libro è un libro molto interessante, è un'analisi attenta, approfondita di quello che è in parte lo stato dell'arte, come è stato già detto con molta precisione, in parte anche le difficoltà che questo stato dell'arte sempre più oggi presenta di fronte ai nostri occhi. Non da ultimo, non a caso, il libro, consentitemi, ha una, diciamo, una terza headline finale nel titolo, che è l'unione ai tempi della pandemia. Perché è chiaro che la sfida che il fenomeno pandemico, da ultimo, ma proprio ultimo, perché prima ancora ce lo diceva prima il professor Capriglioni, le crisi economiche che sono intervenute in questi anni e in precedenza, in mezzo, continuano tuttora, la dinamica migratoria, basti pensare a ieri appunto a tutta la discussione intorno a Lesbo e agli effetti della dinamica immigratoria nell'Unione Europea. È un libro quindi molto attento perché pone subito il dito sulla piaga. Qual è la piaga? Mi pare di averla colta così. Lorenzo, la piaga è naturalmente, come giustamente sottolinei tu, la natura dell'unione, ma la piaga è la natura dell'unione perché questa natura dell'unione svolge un percorso solo parzialmente coincidente con gli stilemi classici del costituzionalismo da noi conosciuto, diciamola così, che le esperienze del costituzionalismo nelle radici storiche che noi abbiamo visto ci presenta. Per cui non è né il salto dagli stati allo Stato, in una battuta mi consentirete, del processo costituzionale statunitense, americano, le 13 colonie che si fanno sostanzialmente rapidissimamente uno Stato, né il passaggio classico appunto ad altre forme di rafforzamento che, come direbbero gli inglesi, in un modello a super state, in realtà non configura un superpower. In una famosa battuta di Tony Blair, quando il Regno Unito cercava ai tempi ancora dentro l'Unione di trovare uno spazio maggiore. Allora, questo volume manifesta una serie di elementi molto interessanti, il primo del quale è questo, che secondo me continua a tendere esattamente dove diceva nella parte, mi pare, finale del suo intervento il professor Capriglione, cioè comunque tende ad evidenziare che il processo sta andando comunque ancora verso gli Stati Uniti d'Europa. Cioè la direzione di marcia, se posso dirla così, nell'analisi giuridica che ovviamente fa Lorenzo, comunque non è cambiata, nonostante tutte le aporie, i problemi, le sentenze della Corte, del Tribunale Costituzionale Federale tedesco, quante volte si è detto anche di recente, non ha mutato, diciamo, il verso, cioè il senso del cammino. E il fatto che naturalmente sia caduta tante volte l'Unione in difficoltà, sottolineavo da ultimo la Corte Costituzionale tedesca, secondo me ha rafforzato il processo, non lo sta indebolendo. Da ultimo proprio il conflitto tra il Tribunale di Karlsruhe e il suo Parlamento e il suo governo, cioè il governo tedesco e il Parlamento tedesco, sono il simbolo di un'Unione che in realtà trova dentro se stessa, prima che grazie a se stessa, cioè dentro i suoi stati, che è stato la Germania, prima che grazie a se stessa, cioè la stessa Unione che ha risposto alla Corte di Giustizia, al Parlamento Europeo, eccetera, la forza di andare avanti. Questo è un segnale diverso che il libro di appunto Lorenzo evidenzia, certifica nei passaggi finali, ora ci arriverò, perché mostra in realtà che il motore di fondo non è cambiato. È chiaro che si parla di trattati, è chiaro che si parla di stati, è chiaro che questo concetto di sovranità multilivello è un concetto ancora forse troppo liquido per essere colto fino in fondo, almeno per chi come noi fa i giuristi di mestiere, poi diciamo se l'abito è un altro forse gli altri hanno maggiori certezze, però per noi questa sovranità multilivello, insomma Lorenzo lo scrive bene più volte, fa capire insomma come fatica a gestire questa dinamica, però c'è un passaggio a pagina, adesso datemi mezzo secondo e la trovo, sono veloce, in cui insomma mi pare pagina 84, vediamo se riesco al volo a riprenderla, mi pare, no scusa 84, pagina qua, era un altro, 89, in cui Lorenzo evidenzia appunto il tema di fondo, che è la ragione secondo me per la quale lui ha scritto il libro, noi siamo qui e domani continueremo ad arrovellarci sul tema. E cioè che noi abbiamo comunque un nucleo sovranazionale dell'Unione Europea.
come gestire, questo è il problema vero, cioè come gestire quel nucleo duro, quel nocciolo duro che è al tempo stesso non più interno ai singoli stati, non è pienamente in fondo totalmente europeo. Allora questo nocciolo duro tra il già e non ancora, che al mio maestro appunto faceva dire ai tempi della Convenzione Europea e sulla Costituzione, no? Il tema dell'ermafrodito tra i trattati e la Costituzione. Ecco, questo nucleo sovranazionale manifesta tuttavia un tema dal quale non si può più tornare indietro, ed è la ragione per la quale io penso che tanta politica cosiddetta antisovranista o sovranista sia destinata a fallire, no? Penso ai paesi dell'est, per una sola grande ragione, perché la strategia del percorso in realtà si può ricostruire, questa sì invece, dentro le radici del costituzionalismo. Cito un autore per tutti, Lorenzo perdonami, e i colleghi altrettanto perdonate, l'autore che cito è Carl Friedrich. Il processo che noi abbiamo di fronte, lento, siamo d'accordo, spero non siano i tempi lunghi che ci diceva prima il professor Capiglione, però comunque i tempi non sono brevi, diciamola così. Il processo lento è un processo di federalizzazione, cioè il federalizing process che diceva Carl Friedrich è quello che noi stiamo vedendo. Certo, un federalizing process che procede con una novità che non avevamo visto prima. La novità, la sottolineo, che è un punto che solo in parte, diciamo, viene svolto, se posso dire, Lorenzo, ma è anche inevitabile perché, diciamo, tu ti sei concentrato più sulla natura dell'Unione, meno sugli strumenti che possono portare avanti questo processo nel passaggio in cui, ora ti dirò, la legittimazione dal punto di vista giuridico prende una piega che mi sembra già confermata almeno in parte innanzitutto dai fatti, e cioè il tema della cooperazione a più velocità. Il tema delle cooperazioni rafforzate mi sembra che sia una strada più veloce, più breve, che l'Unione sta scegliendo, o meglio i paesi dell'Unione più grandi stanno scegliendo, o meglio i paesi fondatori dell'Unione stanno scegliendo, esattamente per non interrompere il processo iniziale voluto da Schuman, e numero due, per favorire a maggior ragione un'integrazione che sia sulle cose e dunque sui valori, e non finta, cioè a 27. Chiaro che l'Unione a 27 o prima ancora come era a 28 è un'Unione che si teneva più su una costruzione, diciamo, dell'orto del vicino, no? Perché l'allargamento verso est è stata costruita dopo la caduta del muro a partire dal 2004, esattamente perché era difficile trattenere un pezzo di mondo che cercava la democrazia nell'orto del vicino. Ora però quell'allargamento è fallito, lo vediamo sotto i nostri occhi, non parleremo di Ucraina, non parleremo di tante situazioni di Grecia, potenzialmente di NATO, Turchia, eccetera, per non renderci conto che insomma quel processo a numeri così grandi non si può tenere. Allora la strategia della cooperazione rafforzate, che è una novità unica nel panorama del costituzionalismo verso un'idea di federalizing process, non ce l'avevano gli americani delle 13 colonie, anzi, se vi posso dire, sto facendo uno studio sulla Virginia per un lavoretto, spero in uscita inizio anno, in cui è carino perché la dichiarazione dei diritti della Virginia nel dibattito costituzionale che diede poi alla luce appunto al testo costituzionale del 29 giugno 1776, qualche giorno prima appunto del 4 luglio della dichiarazione di indipendenza americana, lì dissero qui tocca organizzarsi ed accordarsi con le altre colonie quanto prima, cioè una cooperazione rafforzata. Non fecero in tempo. Allora la strategia della cooperazione rafforzata è una novità vera, io penso, sulla quale noi dovremmo investire, che poi vuol dire il trattato del Quirinale per l'Italia e la Francia, per la Germania e la Francia è il trattato del 63, e quel triangolo mancante, il cui lato che manca, che dovrebbe essere rafforzato oggi nel nostro caso con la Germania, apre esattamente a corrispondere a quella battuta che citavo en passant, vado rapido, in chiusura, di Tony Blair, cioè l'Unione Europea non doveva essere un superstato ma un superpotere. Ecco, il processo di rafforzamento di questo schema multiplo di sovranità mobile costruita potenzialmente sulle cooperazioni rafforzate, che naturalmente escludono alcuni e includono altri, questo va detto con chiarezza, in 27 non si sta tutti in questa stessa casa, almeno non più così, e offre a quegli aspetti giuridici della legittimazione dell'Unione che esattamente Lorenzo nel suo capitolo del libro sottolinea, una grandissima forza, perché è vero, ha ragione Lorenzo, la legittimazione dell'Unione Europea continua a darlo esattamente gli stessi attori che l'avevano data all'inizio, cioè sempre gli Stati, cioè sono gli Stati membri che danno la legittimazione. Ma attenzione, questa legittimazione per le trasformazioni del nucleo costituzionale oggi ha però addentellati nuovi in più.
cito per comodità, diciamo, dialettica e per tempo, solo l'elezione diretta del Parlamento europeo, ma non si può non considerare anche la formazione della Commissione europea tenuto conto dei risultati elettorali, né altri strumenti via via, anche economici, che nel tempo sono stati aggiunti. Allora è chiaro che se dovessimo dire la sfida per l'Unione non manca. Le sfide per l'Unione non mancano, sto chiudendo. Le sfide dell'Unione non mancano. E il modello. Forse c'è un microfono aperto? Eccoci. Scusate, potete. Ecco, grazie. Le sfide dell'Unione non mancano e naturalmente il processo di razionalizzazione del concetto di sovranità ancora sarà lontano. Ma c'è un punto, secondo me, che questo libro marca in maniera indistinta. L'Unione Europea e gli aspetti giuridici della sua natura che oggi la caratterizza marca tre cose. È un'Unione Europea che parte dagli Stati, che viene e si sta realizzando con gli Stati e che finirà per essere per gli Stati. Il punto di fondo allora è solo questo. Se domani, che sarà per gli Stati, sarà anche per cittadini nuovi insieme a quegli stati. Allora forse il prossimo libro che Lorenzo dovrebbe regalarci dovrebbe essere un libro sulla cittadinanza europea, perché quello credo alla fine sia la grande sfida che questa natura chiama in causa. Grazie, scusate, ho rubato mezzo minuto in più. Io vorrei, prima di cedere una parola, la parola al professor Chiarelli per il saluto che certamente ci vorrà fare, però sento bisogno di fare due battute sul suo interessantissimo intervento. Lei giustamente ha detto che noi tutti avvertiamo che l'Europa è ormai un nucleo duro che avvertiamo al di sopra di noi. Però questo nucleo duro nel tempo, in più occasioni, ha dato adito ad una preoccupazione, cioè un'Europa che continui il percorso nel quale io e lei, credo ormai è manifesto, ci auguriamo che segua verso l'unione politica oppure verso una deriva di mercato unico, cosa che potrebbe in una logica minoritaria giustificare quel nucleo unico duro che avvertiamo su di noi, ma che comunque sarebbe sempre una delle due vie di uscita. Un'altra battuta, il suo discorso sulle forme di cooperazione rafforzata e quindi in definitiva di una Europa a sovranità multilivello, per me presenta un grave rischio, quello di creare un'Europa a due velocità. E se crea un'Europa a due velocità, c'è una innata, diciamo, causa di disgregazione, quantomeno di separazione, tra coloro che stanno nella classe A e quelli che stanno nella classe B, tra i paesi della classe A e i paesi della classe B. E questo, tutto sommato, finirebbe col tradire il sogno europeo. Io mi taccio e do la parola al professor Chiarelli. Grazie. Professor Chiarelli, non la sentiamo. E non lo vediamo neppure. Ci sono? Mi sentite? Adesso sì. Evviva. Ecco, ti vediamo pure, Raffaele. Va bene, ti ringrazio. Mi scuso, mi scuso per il ritardo legato al mio analfabetismo tecnologico che mi fa sempre ritardare rispetto a te. E devo dire che con piacere voglio salutare questo, portare il saluto all'autore di questo lavoro che secondo me ha dei pregi essenziali, perché riesce in un numero limitato di pagine a ordinare, riassumere tutta la letteratura molto estesa giuridica sull'Europa.
e lo fa seguendo un percorso legato all'accorpamento di tutte le teorie attorno a due filoni. Il discorso sul discorso giuridico, politico, costituzionale, politico e il discorso, la lettura attraverso la tecnica giuridica. Io vengo praticamente da Napoli, dal ultimo convegno dell'Associazione Internazionale Costituzionalisti, che aveva per tema scienze costituzionalistiche e scienze umane. Ora, questa è un'esigenza che anch'io avevo prospettato, di studiare il diritto costituzionale soprattutto come scienza dei confini, non per andare al di là dei confini, ma per considerare che c'è oramai un'estesa zona di confine che riguarda più discipline giuridiche, ma anche il diritto e il non diritto. E quindi questo mi spingerebbe a propendere per le letture politico-costituzionali, ma gli argomenti che ha condotto Lorenzo Pace sono decisivi, per cui optare per la tecnica giuridica per individuare intanto la natura dell'Unione Europea come organizzazione internazionale, ma soprattutto per valutarne tutte le implicazioni e gli sviluppi. Dicevo che con estrema chiarezza Lorenzo ha espresso le difficoltà che hanno incontrato tutte le varie teorie politico-giuridiche, a partire dalle origini e al tentativo di riproporre gli Stati Uniti, il modello federale degli Stati Uniti in Europa e le difficoltà che ha incontrato, ma anche le difficoltà legate alle varie letture di questa impostazione che ci sono state, il costituzionalismo multilivello, il pluralismo, eccetera. Ora, un altro pregio del lavoro di Lorenzo Pace è stato quello di percepire come lo spazio entro cui deve misurarsi il discorso sull'Europa, che si distingue da tutta una serie di problemi vicini legati alle misure del processo di integrazione valutate sulla base della comparazione con gli assetti costituzionali, oppure i tentativi di inventare una Costituzione nuova, che però hanno difficoltà complessive di riferimento. La proposta dell'organizzazione di valutare l'Unione Europea come organizzazione internazionale fa riferimento alla nozione elaborata da Sereni di organizzazione internazionale, che non è desumibile, non è tratta dal diritto internazionale, non è tratta da norme, ma è un'elaborazione teorica, un'elaborazione della dottrina, che vede però nell'organizzazione internazionale la presenza di stati e quindi una pluralità di stati associati per un bene comune, per il bene degli stati, per il bene comune, e quindi che si muove secondo gli interessi comuni. Praticamente c'è
una trasposizione del modello democratico nei rapporti tra stati, implicito nella definizione, perché quando si considera che l'attività dell'organizzazione internazionale si muove per interessi comuni, si fa riferimento ovviamente alle nozioni fondamentali del discorso, di un discorso democratico, quel discorso democratico che si è attivato dal Medioevo, e cioè l'uno, uno uguale uno, gli stati che devono essere la volontà collettiva che deve essere valutata come somma di volontà singole e non come poi verrà stravolta con la rivoluzione francese e col discorso russoiano. Ora, questa, rispetto a questo, il problema che si pone è del rapporto tra le organizzazioni internazionali, quindi il discorso non va fatto rispetto agli stati, agli stati federali, alla confederazione, ma alle altre organizzazioni internazionali che corrispondono di meno alla nozione elaborata dalla dottrina, perché non hanno quei caratteri democratici che invece uno vale uno, l'organizzazione fondamentale, l'organizzazione politica unità dell'Unione Europea sembra esprimere, a differenza dell'ONU. Rispetto all'ONU, l'organizzazione internazionale, l'ONU entra più a fatica nella nozione di organizzazione internazionale, nello schema previsto da Sereni, perché i meccanismi decisionali dell'ONU prevedono il diritto di veto, il Consiglio di sicurezza, tutta una serie di correttivi delle istanze democratiche essenziali che non esistono, o comunque che hanno uno spessore differente nel discorso dell'Unione Europea. E cioè l'interesse comune degli Stati, che ripropone a livello di Stati il discorso democratico dell'associazione, dei principi associativi fondamentali, trova maggiore espressione nell'Unione Europea. Ora, il discorso di Lorenzo Pace è estremamente efficace e lascia però il discorso aperto, perché gli sviluppi rapidi che si determinano dei problemi, ad esempio il Covid, la diffusione del Covid, nello scenario che propone Pace sembra fermarsi alla fase iniziale in cui gli stati seguitavano ad essere molto presenti e molto decisivi. Oggi le istanze che si muovono, il problema di fondo della diffusione planetaria del Covid, della malattia, che non riesce ad essere in qualche modo arginato, ripropone l'importanza delle organizzazioni internazionali e evidenzia i difetti delle organizzazioni preposte alla sanità, alla salute del mondo, e propone compiti nuovi che di fatto l'Unione Europea ha abbastanza assunto con efficacia maggiore, quella rispetto agli stati stessi. Senza l'Unione Europea sembrerebbe la situazione nei vari stati più difficile ancora di quello che non era prima. Gli stati nazionali, che hanno dimostrato forza eccezionale, se aiutano a dimostrarla, però evidenziano la necessità
l'impossibilità, la loro incapacità di agire fino in fondo rispetto all'unità all'Unione Europea. Ringrazio per potermi essere dilungato un po' più, ma secondo me il lavoro di Lorenzo Pace merita di essere apprezzato per la sua stringatezza, la sua capacità di riassumere una serie di concetti diversi, il costante riferimento ai processi politici e sociali, che nonostante l'opzione tecnico-giuridica ripropone un'istanza fondamentale del diritto di legarsi a ciò che diritto non è, di legarsi al fatto, alle vicende concrete che sono determinate. Grazie. Grazie a te, Raffaele, per il tuo interessantissimo intervento, nel quale hai giustamente concluso sul rapporto tra norma e fatto, diritto e storia, in definitiva. E mi sembra che le cose che ci hai detto vengano condivise da noi tutti, soprattutto per quanto riguarda il tratto differenziale che tu hai tenuto a sottolineare tra l'Unione Europea e gli altri organismi internazionali, dicendoci tra l'altro che il recente evento pandemico che ci fa riflettere sulla possibilità di una svolta in senso politico, se ho capito bene, dell'Europa. Io condivido questo che hai detto, ma aggiungerei solo una battuta. I nostri dubbi saranno chiariti a breve, a fine 2022, quando cessa la sospensione del patto di stabilità, e si dovrà rivedere un po', si dovranno rivedere un po' i trattati, cosa che la Merkel già aveva preannunziato l'anno scorso, e quello sarà il momento della verità, come si dice, e per vedere se c'è questo intento innovatore da parte dei paesi europei, oppure se purtroppo gli interessi individuali dei singoli stati continuano a prevalere. Io cedo a questo punto la parola al dottor Ulrike, che ci dice adesso chi parla, al professore, anzi. Sì, è il professor Marcello Condemi. Ah, Marcello, sei tu. Sì, Francesco, grazie per avermi dato la parola. Io devo ringraziare anzitutto gli organizzatori, il professor Francesco Gaspari, la professoressa Ulrike Aider Quercia, nonché coloro che hanno introdotto e che stanno conducendo questo tavolo rotonda, e cioè il professor Chiarelli e il professor Francesco Capiglione, unitamente anche agli altri relatori. Un ringraziamento principale va però al professor Pace, al quale devo manifestare la mia, direi, ammirazione per aver saputo trattare un tema particolarmente complesso in maniera stringata, sono poche pagine, e trattando e toccando una serie di profili non solo giuridici ma anche politici per alcuni versi, ma soprattutto avendo dato a questo testo, a questo approfondimento, una dimensione storica che spesso nelle vicende giuridiche, che hanno comunque sempre e costantemente un rapporto con i fatti, e il fatto è storia, spesso si trascurano. Il professor Pace ci ricorda proprio in apertura, nella premessa del suo interessantissimo saggio, quali siano gli obiettivi dell'Unione, che sono quelli indicati nell'articolo 3,1 del trattato, e che appunto riguardano la promozione della pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. E questa precisazione è una premessa, ma costituisce e rappresenta anche le conclusioni a cui perviene il professor Pace, auspicando poi che si prosegua
come io ritengo e condivido pienamente, in questo processo, malgrado le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti, come lo stesso professor Capriglione ci ricordava, come anche lo stesso professor Chiarelli e anche altri relatori che vi hanno preceduto ci ricordavano. Nell'introduzione il professor Pace, che credo che sia forse una delle, è la parte che dà maggiore, che permette di poter cogliere la vera essenza di questo testo, e cioè della riflessione meditata e aggiungerei anche approfondita di oltre 25 anni, ed è evidente da questo saggio benché stringato la profondità delle argomentazioni e delle riflessioni, e cioè si pone poi una serie di interrogativi: cosa sia dal punto di vista giuridico e l'Unione Europea secondo le sue proprie categorie e principi, attenzione, non secondo categorie e principi da cogliere o maturati presso altri ordinamenti. Quali sono i motivi giuridici della sua nascita? Storici, soprattutto eventi storici che hanno determinato la nascita di ciò che poi sarebbe diventata l'Unione Europea. Quali sono le caratteristiche della sua natura giuridica, del suo ordinamento? E qui precisa, e condivido, va fatta la ricostruzione giuridica, va fatta tenendo conto dei trattati e tenendo conto degli insegnamenti della Corte di Giustizia, che sono espressi in gran parte nelle sentenze, ma anche in un parere particolarmente significativo, che è il parere del 2013, che è stato espresso dalla Corte di Giustizia in seduta plenaria in occasione della verifica dell'adesione al trattato CEDU, in cui vengono esplicitate una serie di indicazioni che sono fondamentali per la ricostruzione della natura giuridica dell'Unione. E proprio per dar forza al dato storico, che a me ha colpito tantissimo e che ci riporta davvero con i piedi per terra per farci capire qual è l'origine di questo processo, che poi viene giudicato correttamente dal professor Pace come rivoluzionario, e vediamo perché. Ricorda una targa ed è nella premessa, in cui si è imbattuto il professor Pace nella città di Amburgo. Noi ricordiamo, è scritto in questa targa, Richard Schoenfeld, di professione panettiere, quindi un cittadino comune, che visse e fu attivo per la libertà e il diritto alla democrazia, catturato dalle SS perché comunista, tenuto prigioniero nel campo di concentramento di Neuengamme, morto il 18 gennaio del 1945, lui ci ammonisce: mai più guerre, mai più fascismo. Da qui la nascita e il collegamento con la necessità di dover dare un ordine a ciò che erano le cause principali dei due conflitti precedenti, specialmente il secondo conflitto mondiale, quello di dar vita ad un meccanismo che potesse dare vita ad un processo di integrazione che dura ormai da 70 anni e che non è ancora completato, e che, come giustamente sottolineava il professor Capriglione e anche il professor Chiarelli, ancora necessiterà di un lungo periodo di assestamento. La nascita del primo accordo, l'accordo CECA, del trattato CECA, in realtà è un accordo economico. Ed ecco la necessità e quanto sottolinea il professor Pace sulla rivoluzione, sull'aspetto rivoluzionario di questo processo. Cioè un accordo nato su premesse di carattere economico che finisce poi per consacrare, molti anni più tardi, un altro aspetto, un principio che permea i trattati che oggi sono alla base dell'Unione, e cioè la necessità di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. C'è
c'era stato anche un tentativo, ricordo il professor Pace, di dare un assetto, una connotazione militare, proprio in ragione della appena cessato conflitto, secondo conflitto mondiale, che è dovuto, che è legato alla tentativa, al progetto di collaborazione militare fra gli Stati europei, il CED, che, ricordo il professor Pace, e fu sostenuto dalla Francia, ma anche dall'Italia, fu firmato nel 1952 dagli stessi aderenti alla CECA, ricordo Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, ma mai entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte della Francia. E mi permetto di aggiungere, è stato un gran bene, proprio perché ha permesso naturalmente di non inquinare quel processo che aveva e gettava le basi per una collaborazione, un'unione economica che poi si sarebbe voluto in una struttura molto più articolata e direi di coinvolgimento e di tutela di valori che ci ha portato fino ai nostri giorni. Non vorrei ulteriormente dilungarmi, ma ci sono tanti e tantissimi altri spunti ma che ovviamente tralascio, ma che tutti abbiamo letto. Come si realizza questo processo? E vado, vorrei sottolineare un paio di aspetti che tra i tanti poi ritengo che meritano un'ulteriore riflessione. Proprio a proposito della natura giuridica, il professor Pace sottolinea come non vi sia in questo modello un'abdicazione a favore di un superstato. Ricordo, e lo ricorda il professor Pace, come il modello del superstato fosse alla base del manifesto di Ventotene. Ma invece, ritiene il professor Pace, condividendo, che è un processo invece che utilizza quali veicoli giuridici del suo sviluppo le singole organizzazioni internazionali istituite nel tempo, e cioè CECA, CE, Euratom, UE del 1992 fino all'attuale Unione Europea. E qui occorre aggiungere il Trattato di Lisbona, ma anche gli altri documenti che hanno modificato e via via inciso anche sull'assetto di governo, su cui poi tra qualche attimo mi soffermerò, quali il Fiscal Compact, il MES, l'istituzione del Fondo di Ristrutturazione Bancaria. Quindi c'è un obiettivo politico, trattati, documenti giuridici, accordi e obiettivo politico che rappresentato dall'articolo 3,1 del trattato e che l'Unione si prefigge di promuovere, ripeto ancora, la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. A proposito della natura giuridica, sempre secondo il professor Pace, richiamandosi alle sentenze, ai trattati e alle sentenze della Corte di Giustizia, oltre che a quel famoso parere che ho già richiamato, e dove nell'individuare la formula si sofferma su due concetti fondamentali rappresentati dalla Costituzione interna e dalla Costituzione esterna e dalla Costituzione interna. Per ciò che concerne la Costituzione interna si sottolinea come l'Unione sia rappresenti un ordinamento giuridico nuovo dotato di istituzioni a favore del quale gli Stati membri hanno limitato i propri poteri sovrani, che è una caratteristica ed è ciò che ha permesso agli Stati di non rinunciare alla propria sovranità e che riconosce a questo ordinamento e quindi a cui hanno trasferito propri poteri e che lo stesso ordinamento riconosce gli stati sovrani come soggetti e non soltanto, ma anche i cittadini degli stessi. Che cosa sulla Costituzione interna? Caratteristiche fondamentali sottolineate dalla Corte di Giustizia sono l'ordinamento giuridico nuovo, la titolarità di competenze normative, che si tratti di un ordinamento dotato di proprie istituzioni e un riconoscimento come soggetti non soltanto degli stati, ma anche degli stessi soggetti. Per ciò che riguarda invece la Costituzione interna, la Corte di Giustizia sottolinea
e utilizza una terminologia che potrebbe essere fuorviante, ma che il professor Pace spazza via, direi con un'argomentazione molto esaustiva, proprio quando sottolinea, e a proposito dell'Unione, e utilizza i termini di Costituzione e di quadro costituzionale. Ebbene, nonostante l'uso di questi termini, sottolinea il professor Pace, e ne condivido assolutamente l'affermazione, di fatto l'Unione non perde la caratteristica dell'organizzazione internazionale, assolutamente, perché anche nell'atto costitutivo delle organizzazioni internazionali viene, e l'atto costitutivo ha una natura, direi, costitutiva, ha una natura fondativa, e taluni atti, il termine Costituzione o il termine Statuto, direi, è presente anche negli atti costitutivi delle organizzazioni internazionali, perciò i termini utilizzati dalla Corte di Giustizia non fanno venir meno quello che è, a parere del professor Pace, la natura giuridica dell'Unione, cioè che si tratti di un'organizzazione internazionale, e cioè di un ente politico-istituzionale paneuropeo tra stati formalmente sovrani. A proposito della Costituzione interna, il professor Pace poi si sofferma sulle ragioni d'essere dell'Unione, che è rappresentata, come rileva la Corte, dal processo di integrazione. Sottolinea la presenza e la centralità dei valori comuni degli Stati membri, e su questo il professor Pace sottolinea come tale processo è stato reso possibile e anche facilitato dalla presenza già di questi valori negli ordinamenti che poi hanno dato luogo a questa integrazione. E sebbene fossero già presenti negli ordinamenti, noi vediamo che dopo 70 anni ci sono ancora molte difficoltà a potersi confrontare pienamente su questi valori. E altri elementi che caratterizzano poi altri aspetti sono gli elementi che caratterizzano il nucleo sovranazionale dell'Unione, e a questo proposito si inserisce il concetto di governance dell'Unione e delle sue caratteristiche, che è un'espressione del principio di autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Fa un cenno poi alle norme fondamentali per la realizzazione del processo di integrazione e anche alle norme di attribuzione ed esercizio delle competenze riconosciute all'Unione per il tramite del Trattato. A proposito della governance, e poi concludo, ci sono vari tipi, come sottolinea il professor Pace, di governance dell'Unione nel contesto dell'obiettivo del processo di integrazione europea. Tra questi vari tipi o modelli di governance, il professor Pace menziona l'Unione economica e monetaria, e quindi scendiamo un po' nel campo del diritto dell'economia, che è un po' la materia su cui mi concentro da tantissimi anni, dove ho iniziato in Banca d'Italia unitamente al professor Capriglione, per poi transitare all'Accademia e per poi occuparmi anche in una vicenda di cui è stato anche oggetto di quel famoso convegno di cui parlava il professor Clementi, proprio dell'assetto della finanza vaticana. Ed era proprio all'indomani, era qualche anno dopo, il 2010, perché erano già state scritte le leggi monetarie e antiriciclaggio che io ho avuto l'onore di scrivere personalmente, di redigere all'epoca sul mandato incarico personale della pontefice di allora, che era Papa Ratzinger, Benedetto XVI. E quindi, con riferimento al tema della Unione economica e monetaria, sottolinea il professor Pace come questo sia uno dei tanti modelli, unitamente, e richiama i documenti che hanno dato vita all'Unione economica e monetaria, il MES, Fiscal Compact, facendo il fondo istituzione del fondo di risoluzione bancario. Mi permetto di aggiungere un altro elemento fondamentale, sempre per rimanere nel campo del diritto dell'economia, come un altro modello di governance fondamentale,
sia quello rappresentato dall'unione bancaria. E al di là dell'adozione del regolamento, che ha poi dato vita all'istituzione del meccanismo di vigilanza unico, al single supervisory mechanism, è particolarmente rilevante e illuminante quanto contenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno del 2012, con cui è stato costituito questo ulteriore modello di governance fondamentale, direi, per il governo dei processi finanziari e bancari dell'Unione, che, come voi, è facilmente intuibile, è strettamente correlato e rappresenta l'altra faccia della medaglia e come sempre è accaduto, moneta credito. Si legge infatti nella premessa delle richiamate conclusioni come negli ultimi 2 anni e mezzo l'Unione Europea, siamo nel 2012, ha adottato importanti misure di ampio respiro per superare la crisi e migliorare la governance dell'Unione economica e monetaria. Tuttavia l'Europa sta vivendo una nuova recrudescenza delle tensioni. Siamo pertanto impegnati ad adottare ferme misure per affrontare le tensioni nei mercati finanziari, ripristinare la fiducia e dare un nuovo impulso alla crescita. Ribadiamo il nostro impegno a preservare l'unione economica e monetaria e a dare una base più solida per il futuro. Proseguono le richiamate conclusioni precisando verso un'autentica unione economica e monetaria presentata dal Presidente del Consiglio europeo in cooperazione con i Presidenti della Commissione, dell'Eurogruppo e della BCE, illustra i 4 elementi costitutivi essenziali della futura unione economica e monetaria, cioè un quadro finanziario integrato, un quadro di bilancio integrato, un quadro integrato di politiche economiche, il rafforzamento della legittimità democratica e della responsabilità, un quadro, come facilmente intuibile, di portata davvero storica e di ulteriore crescita attraverso questo modello di cooperazione e di integrazione dell'Unione Europea. E quindi, secondo gli auspici e così rappresentati e sottolineati dal professor Paci, che mi permetto nuovamente di richiamare, sono partito quale premessa, ma lo richiamo quale conclusione, cioè tutto converge verso quell'affermazione sottolineata dal professor Pace come rivoluzionaria, cioè come un modello nato per governare tematiche economiche, si sia mosso attraverso il governo di una serie di aspetti anche finanziari ed economici, ma verso la tutela dei valori e della vita e della pace e dei valori di coloro che dei cittadini dei singoli stati e dei cittadini dell'Europa. Grazie ancora al professor Pace per questa opportunità di riflessione. Grazie al professor Condemi, che ha fatto un'analisi molto particolareggiata del volume del professor Pace, soffermandosi, essendo lui professore di diritto dell'economia, sui profili che caratterizzano questa disciplina, che pure si evincono dall'opera del professor Pace. Cedo a questo punto la parola a chi? Credo al professor Gaspari. Gaspari, esatto. Grazie mille, professor Capriglione. Io ringrazio ovviamente tutti i relatori, avendo in qualche modo contribuito a organizzare questo convegno, ovviamente l'autore del volume, il professor Pace, e tutti quanti coloro sono in ascolto. Dunque, io è stato già detto molto del volume, sono stati ricordati i pregi. Io personalmente ho apprezzato molto questo volume perché, oltre a tutti i pregi che sono stati detti, uno in particolare credo che sia molto importante, che è quello che invita tutti noi a fare un'ulteriore riflessione, no? Perché è un volume che raccoglie un po' tutte le varie tesi, ricostruzioni, anche se si focalizza molto sulla natura giuridica, c'è questo aspetto che è stato messo in evidenza, che è quello del contesto, no? Quello che in UK si chiama law in action, come sa benissimo il professor Capriglione e anche il professor Clementi, lo stesso professor Pace, tutti ovviamente coloro che sono in ascolto. E quindi il contesto è molto importante, no? Per capire
come si è sviluppato questo processo di integrazione e quali sono i limiti ancora oggi esistenti. Il tema è un tema classico, potremmo dire, nel senso che se ne discute da sempre, quello sulla natura giuridica dell'Unione, sempre ci si è chiesti cosa sia l'Unione Europea dal punto di vista giuridico, però è anche molto nuovo, nuovo nel senso che si alimenta in continuazione perché si torna a parlare di natura giuridica e quindi di processo di integrazione ogni qualvolta vi sono degli eventi, diciamo, endogeni oppure esogeni al processo stesso che ci impongono una riflessione ulteriore. Io cerco di essere molto rapido, anche se premetto che prenderò tutti i 15 minuti che mi sono concessi, quindi non parlerò meno di 15 minuti perché poi i profili sono veramente molti, cerco di sintetizzarli rapidamente. Le parti centrali del volume io credo siano diciamo sintetizzabili nelle seguenti parole chiave, cioè la sovranità, la legittimazione, le crisi, l'articolo 11 della Costituzione e l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea. Questi sono i cinque punti fondamentali, secondo me, su cui ruota diciamo appunto il volume, e vedrò di analizzare appunto molto rapidamente. Dirò solo due cose sulle ragioni della ricerca e sul metodo, poi magari ce ne parlerà più ampiamente l'autore. Le ragioni della ricerca, basta leggere le prime pagine del volume per capire la complessità del tema, no? In cui si elencano, ad esempio, alle pagine 3 e 4, le numerose ricostruzioni dell'Unione Europea formulate sia in letteratura sia in giurisprudenza. Quindi questo già credo che sia una ragione molto più che valida per uno studio di questo genere. Il professor Pace ci dice subito a pagina 4, ad esempio, che questa pluralità di ricostruzioni potrebbe indurci a pensare che, almeno sulla natura giuridica, quindi sulla nozione di Unione Europea, sia la nozione stessa una nozione meravigliosamente ambigua, così il professore ci dice a pagina 4 del volume. Lui però, il professore, ritiene che questa ambiguità si risolve e va risolta nel momento in cui si analizzi l'Unione tenendo presenti i fatti e i motivi giuridici della sua nascita. Appunto, torniamo a quanto detto già in precedenza e anche dai relatori precedenti. E quindi l'Unione Europea, dice il professor Pace, si presenta come una nuova fase dell'organizzazione politico-istituzionale del continente europeo. L'Unione è vittima del suo successo, che osa il professor Pace, perché l'Unione, ha in qualche modo sempre alimentato un certo interesse da parte di discipline che sono molto diverse, e questo ne ha poi, ne costituisce anche un po' il limite, no? Perché ognuno poi cerca di ricostruire il fenomeno dell'integrazione europea in base alle proprie categorie giuridiche, è stato questo già in parte anche detto in precedenza, no? Quindi diritto pubblico internazionale, diritto pubblico interno, diritto costituzionale, via dicendo. Quindi qui potrei soltanto aggiungere dicendo che vi era necessità di individuare quindi un concetto in qualche modo superiore. Noi tedeschi parlavano di Oberbegriff, per esempio, no? Cioè di un concetto in qualche modo, cioè un super concetto, no? Cioè una tecnica appunto che in qualche modo rappresenti un concetto superiore, no? Che nel medesimo tempo è direttamente comprensivo di tutti quegli altri su cui si stabilisce, no? Quindi una sorta di sintesi, no? Forse di questo ha anche bisogno l'Unione Europea. Però voglio procedere molto rapidamente perché poi ci sono appunto, come detto, alcuni punti su cui vorrei soffermarmi più di più. Molto, passo quindi al metodo, è stato il professor Pace richiamato più volte Vittorio Emanuele Orlando, alcuni scritti molto importanti, quindi sul piano metodologico possiamo dire che sicuramente molto il volume si fonda appunto proprio sulle indicazioni, sul piano metodologico di Vittorio Emanuele Orlando, poi magari ce ne parla il professore stesso nelle sue conclusioni, per esempio il fatto che lui nel senso di Vittorio Emanuele Orlando dice il diritto è precisione e quindi non possiamo permetterci di avere un contorno ambiguo sul piano della definizione, quindi sulla natura giuridica dell'Unione, perché appunto il diritto è precisione e dobbiamo essere precisi, e qui ovviamente richiamo al Vittorio Emanuele Orlando in questo saggio del 1925. Dobbiamo dire però qui, e questa è una prima riflessione, che l'ambiguità sulla
natura giuridica dell'Unione dipesa in misura non irrilevante dall'attività della giurisprudenza multilivello, per esempio dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha sostenuto che i trattati, e il professor Paci lo ricorda nel suo volume, i trattati sarebbero la carta costituzionale di base dell'Unione nel 1986, o che il trattato disciplinerebbe un suo quadro costituzionale nel 2010. Il professore lo ricorda a pagina 37, poi diffusamente nel capitolo 4, a pagina 71 e seguenti. E quindi è anche sul piano nazionale, il Tribunale Costituzionale Federale Tedesco, per esempio, ha definito l'Unione come associazione di stati, e questo il professore lo ricorda a pagina 37. Quindi dobbiamo dire che la causa di questa ambiguità, e quindi il difetto di precisione, per tornare a Vittorio Emanuele Orlando, non dipende soltanto da chi si occupa del fenomeno, diciamo, dell'integrazione europea con le proprie categorie giuridiche, ma dipende proprio dalla stessa Unione Europea e anche dalle corti costituzionali, diciamo, interne degli Stati membri, no? Perché poi l'ambiguità è alimentata in qualche misura proprio a livello, diciamo, interno dal diritto dell'Unione. Qui non voglio soffermarmi sulla nascita dell'Unione, è stato già detto, il professor Paci la colloca storicamente, ho ricordato il professor Capriglione ma anche altri, che si colloca storicamente nel 1897 nell'ambito di quelle che l'autore definisce le contraddizioni tra Stato e mercato, e poi si sono sviluppate successivamente dopo la cessazione della Seconda Guerra Mondiale. Il professor Paci parla l'obiettivo dell'integrazione è quello di eliminare, o meglio evitare, i conflitti di sovranità tra stati causate dalla contraddizione tra Stato e mercato. Questo è quanto appunto afferma il professor Paci. E questa sarebbe la finalità, diciamo, dell'Unione, o almeno uno dei fini, uno degli obiettivi dell'Unione. Quindi crisi dello Stato nazionale in Europa nel XX secolo. Quindi l'obiettivo è quello di superare in qualche modo appunto lo Stato nazionale. Due sono gli obiettivi che il professor Paci ricorda, su cui praticamente qui è diretta, diciamo, l'Unione Europea. Quali sono i fini? Sono la stabilità politica dei singoli Stati membri da un lato e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei all'interno degli Stati membri. Questi sono finalità che il professor Paci richiama in maniera costante nel volume, praticamente in ogni singolo capitolo. Che è dunque l'Unione Europea per il professor Paci? È una nuova forma, ce lo dice bene nel secondo capitolo, per esempio, a pagina 33, ma poi anche a pagina 141, è una nuova forma stabile di organizzazione politica e istituzionale del continente europeo tra stati formalmente sovrani. Ecco, il professor Paci dà questa definizione. Nuova forma stabile, quindi è una nuova forma stabile, come diceva il professor Condemi, quindi è un'organizzazione, un ente, uso questo termine volutamente generico, che non può in qualche modo essere ricostruito con le categorie proprie delle discipline oggi esistenti, o comunque esistenti, diciamo, diverse da quello dell'Unione Europea. È una nuova forma stabile di organizzazione politica e istituzionale del continente europeo tra stati formalmente sovrani. E qui poi il professor Paci ricorda come appunto è un'organizzazione che in qualche modo ricorda molto da vicino altre nel passato, come l'Impero Romano, l'Impero Carolingio e il Sacro Romano Impero. Ce lo dice il professor Paci questo in alcuni passaggi del volume, ad esempio a pagina 33 e a pagina 141. Quindi costituisce un'organizzazione internazionale, quindi rigetta completamente l'idea del superstato di quel manifesto di Ventotene da parte di Spinelli, e quindi lui lo dice chiaramente, non si tratta assolutamente di uno stato e neppure di un superstato, è un'organizzazione internazionale. Il professor Paci poi, diciamo, a un certo punto inizia a parlare di Unione Europea come comunità di destino, e questo è un altro profilo molto importante, e ovviamente di questo la Gran Bretagna, diciamo, afferma il professor Paci, costituisce l'eccezione che conferma la regola, no? Una comunità di destino, quindi Unione Europea come comunità di destino. Bene, a questo punto alcuni profili fondamentali su cui voglio rapidamente portare la mia attenzione anche per le future relazioni, per, diciamo, anche per le conclusioni del professor Paci. Il professor Paci sostiene, come detto e ripetutamente, che l'Unione Europea costituisce un'organizzazione politico-istituzionale istituita tra stati nazionali formalmente sovrani. Ripete in maniera costante da pagina 4 fino a pagina 143 seguenti, quindi dal primo all'ultimo capitolo, ci dice il professor Paci che l'Unione Europea è una, appunto,
organizzazione politico-istituzionale continentale istituita da stati formalmente sovrani. Quindi c'è questa sovranità formale che il professor Pace evoca in maniera ripetuta, continua. Quindi siamo, lo fa per esempio quando parla dei comuni che legano tra loro i popoli d'Europa, lo fa quando parla appunto di sovranità degli stati che quindi rimane appunto rimane formalmente piena la sovranità degli stati, a pagina 56 per esempio lo fa, ancora quando parla della legittimazione, un'altra parte fondamentale del volume, del capitolo quinto, sostanzialmente ripete continuamente, diciamo appunto, configura in continuazione le, appunto questa sovranità sul piano formale. Tornerò tra un minuto su questo punto nelle mie brevi conclusioni. E poi c'è un'altra espressione molto importante che ricorre spesso, soprattutto nella seconda parte del volume, laddove appunto, come detto, il professor Pace ricorre all'utilizzo della espressione comunità di destino. E una comunità di destino, che cosa è la comunità di destino? Ce lo dice lo stesso autore. Ci dice sostanzialmente, ci si riferisce a questa espressione in quanto appunto si evoca la sostanziale necessità storica della creazione dell'Unione Europea nel XX secolo a fronte della nascita della contraddizione tra Stato e mercato e della conseguente crisi dello Stato nazionale nel continente europeo. Quindi è una comunità di destino. Io ho provato a fare qualche riflessione ulteriore su questa espressione comunità di destino perché, come noto, come tutti loro sanno, è una opinione largamente condivisa che l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea non possa essere messa in discussione. Quindi sostanzialmente l'autore stesso parla di impossibilità di fatto, ma non di diritto naturalmente, perché esiste l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, impossibilità di fatto da parte degli Stati membri di recedere dall'Unione, pagina 143. E quindi l'appartenenza all'Unione e all'euro sono irreversibili, come è stato più volte ripetuto, affermato in maniera, diciamo, se posso permettermi, anche un po' a critica e superficiale, ma è stato detto a piani più alti della politica, no? Come ad esempio il nostro attuale Presidente del Consiglio, ve lo ricorderete, all'atto del suo insediamento, disse appunto che l'euro è irreversibile, quindi non si può prescindere dall'euro e quindi non si può prescindere neppure dall'Unione Europea, ma lo aveva già detto quando era Presidente all'epoca della Banca Centrale Europea. E qui possiamo ricordare, sempre per avvalorare in qualche modo o per come dimostrazione dell'assunto del professor Pace, che uscire dall'Unione Europea è di fatto impossibile, possiamo ricordare qui l'episodio che vide coinvolto Savona, nominato come ministro dell'economia nel governo Conte 1 nel 2018, e il presidente della Repubblica attuale si rifiutò di nominare Savona, come tutti ricorderete, come ministro dell'economia, proprio sulla base di argomenti sovranazionali, diciamo così. Non abbiamo ora chiaramente tempo per approfondire questo profilo, però questo dimostra come, e qui sono d'accordo con l'autore, che uscire dall'Unione Europea è praticamente impossibile, è un'impossibilità di fatto, perché poi la Brexit ci ha dimostrato come in realtà non è impossibile uscire dall'Unione Europea, perché esiste tra l'altro l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea. Altre riflessioni fondamentali che qui non posso neppure accennare, anzi posso solo accennare, di un eventuale Italexit, no? Perché si è detto, ma diciamo, per poter uscire dall'Unione Europea è necessario revisionare la Costituzione. Pensiamo all'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 117 della Costituzione. È chiaro che la mia è una domanda retorica, no? Da questo volume, però è un elemento di discussione, perché io non sono, diciamo, euroscettico o altre varie, diciamo, come dire, qualificazioni un po', come dire, un po' così superficiali, un po' anche offensive, no? Che spesso si sentono, però io credo che bisogna comunque dialogare, bisogna parlare, bisogna discutere sul piano scientifico, no? Che poi siano ipotesi, voglio dire, sulla carta, questo è anche questo da valutare, perché Brexit non è un'ipotesi sulla carta. Sulla revisione costituzionale, molti studiosi, come il compianto Beniamino Caravita, che ci ha lasciato qualche giorno fa, ci ha detto che non è, diciamo, è necessario revisionare la Costituzione. Altri costituzionalisti ci hanno detto di no, ad esempio Roberto Bin, ecco, qui ce ne sono molti di costituzionalisti, quindi io non mi azzardo a, diciamo, ad ulteriori analisi di questo genere. Però è chiaro che il problema, il tema della sovranità, che è al centro delle riflessioni del professor Pace, è centrale perché poi qui si parla ad esempio di sovranità condizionata, di stato condizionato. Lo stesso autore, come detto, parla di sovranità formale.
Quindi è un tema sicuramente molto importante. Alcuni, ad esempio Mario Draghi, ha parlato a volte di pilota automatico, no? Quindi anche qui ovviamente c'è un problema evidentemente di sovranità, che sovranità condivisa, sovranità inesistente. Sempre il Presidente del Consiglio, ricordo il 22 febbraio 2019, in occasione della cerimonia per la consegna della laurea ad honorem a Bologna, parlò di sovranità inesistente. Lui disse: meglio una sovranità condivisa rispetto ad una sovranità inesistente. Quindi oggi la sovranità inesistente, ecco, questa è un'altra domanda che volevo porre, no? Siamo di fronte ad una situazione in cui la sovranità non esiste? Ecco, quindi questo è un po' quindi meglio, diciamo, una sovranità, diciamo, che viene esercitata da chi poi? Perché l'Unione Europea, ci dice Lorenzo Pace, non è titolare di alcuna sovranità. All'Unione non è riconosciuta alcuna sovranità. Quindi se gli Stati membri, diciamo, non sono sovrani, l'Unione Europea non è sovrana, mi chiedo chi, diciamo, abbia in qualche modo, chi eserciti questa sovranità. Non voglio però dilungarmi oltre, perché ci sarebbero ovviamente molte riflessioni da fare. Articolo 11 della Costituzione, articolo 50. L'articolo 11 della Costituzione, lo ricordate il professor Capriglione, chiaramente sulla natura giuridica è, credo, molto importante e centrale nell'analisi. Infatti il professor Pace ne parla ampiamente, ad esempio a pagina 42 e 43, oppure a pagina 55, 56, eccetera. Però, ecco, qui vorrei lancio ovviamente una provocazione, no? Anche al professor Pace. Lui parla di obbligo degli stati di limitare l'esercizio delle proprie competenze sovrane, pagina 55. Obbligo, quindi articolo 11 della Costituzione, no? Tutti voi conoscete il contenuto, no? Naturalmente non si parla di cessione, l'ho detto già in parte il professor Capriglione, non possiamo parlare di cessioni. L'articolo 11 parla di limitazioni di sovranità, non esistono cessioni, non esistono trasferimenti di sovranità, non ci sono trasferimenti, si parla solo di limitazioni. Tant'è vero che il professor Pace a un certo punto nel suo volume, a proposito dell'articolo 50, poi lo dirò brevemente tra poco, dirà che nel momento in cui, come nel caso Brexit, lo Stato decide di revocare il suo consenso ad un progetto politico come quello dell'Unione, si riespande, no, la sua sovranità, si riespande. Quindi è ovvio che non si trasferisce, perché altrimenti non si può riespandere, questo già dal punto di vista logico. Però vorrei soffermarmi su un'espressione che mi ha molto colpito nel volume, laddove il professor Pace parla di obbligo degli stati di limitare l'esercizio delle proprie competenze sovrane, quindi di un obbligo che gli stati avrebbero di limitare l'esercizio delle proprie competenze sovrane, pagina 55. Poi, articolo 50, secondo me è la previsione più importante, che oggi, parlando della natura giuridica dei trattati, è la previsione principale, fondamentale, centrale nell'analisi della natura giuridica, perché l'articolo 50 prevede il diritto di recesso, come noto, degli stati membri. E quindi è un right to exit, per dirla in altri termini. Cioè, ed è questa, a mio avviso, la dimostrazione più evidente che gli stati sono e sono sempre stati sovrani. E lo sono al punto da avere il potere, il diritto di revocare la limitazione di sovranità precedentemente concessa, con l'adesione, cioè, ai trattati, ad un trattato che non è soltanto un fatto, diciamo così, giuridico, ma anche un fatto politico, un progetto politico, come è successo con la Brexit, no? Pagina 82. Del manuale il professore affronta questi temi. E questo è molto ben spiegato appunto dal professor Pace, il quale appunto dice, leggo, il recesso dall'Unione costituisce la forma più estrema di carenza di legittimazione di un ente. Legittimazione intesa come consenso. Infatti il recesso costituisce non solo l'uscita di uno Stato da tale organizzazione internazionale, ma anche il democratico rifiuto del progetto politico offerto dall'Unione. Pagina 131. Questo è centrale, a mio avviso, laddove si debba parlare e si debba ricostruire il tema della natura giuridica. E qui ovviamente concordo con l'autore, laddove appunto ritiene e afferma che l'aver introdotto nell'articolo 50 dell'attuale testo del trattato sull'Unione Europea con il Trattato di Lisbona, peraltro già contenuto nel Trattato Costituzionale del 2004, abbia inferto, l'articolo 50 del Trattato, un colpo importante alla crisi del processo di integrazione dell'Unione, pagina 21 e anche pagina 38. Poi c'è l'altro argomento e chiudo. Non so se sono già nei 15 minuti, però... Oh, stai a 25 minuti già. Ah, va bene, allora sono ampiamente, mi perdonerete. L'ultimo è quindi sulla crisi, perché anche questo è un concetto che viene spesso riportato, però io quello che mi chiedo, solo questo e chiudo veramente, ma le crisi, diciamo, su cui si fonda l'Unione, hanno un costo?
Ecco, se hanno un costo, possiamo anche eventualmente ragionare sui costi di questo processo di integrazione? Vi ringrazio, ringrazio ovviamente il professor Pace e il professor Capiglione e tutti voi per la pazienza. Grazie. La relazione del professor Gasparri meriterebbe da sola un altro incontro per gli approfondimenti delle tante suggestioni e provocazioni. Io mi voglio però soffermare su due cose, almeno due battute le devo fare. Una, quella della formula nuova, della formula utilizzata dal professor Pace, di un nuovo schema stabile internazionale, organizzazione internazionale tra stati sovrani. Sì, oggi lo possiamo considerare, l'Unione la possiamo considerare tale, ma io credo che questa sia una formula in cammino, in itinere. Non possiamo fermarci a questo, perché altrimenti dobbiamo arrivare un po' alle conclusioni che esplicitamente ha richiamato il professor Gasparri, ma che erano sottese del discorso del professor Pace, che Spinelli non voleva, cioè che noi non accettiamo, scusate, la tesi del superstato di Spinelli. Superstato significa Stato federale, significa Stati Uniti d'Europa, che invece sono pienamente convinto era nella logica dei padri fondatori, anche se avevano adottato un percorso attraverso piccoli passi. Accettare questa tesi significa ridimensionare il valore stesso dell'Unione Europea, significa dire che stiamo procedendo magari a costi elevati, come diceva adesso Francesco Gasparri, per una qualche cosa che poi forse non merita questo dispendio di energie e da parte di noi tutti. Quindi l'altra battuta sulla comunità di destino. Quale destino? Un destino di unione politica, di unitarietà? No, certamente non può intendersi come comunità di destino quella in cui tu, Francesco Gasparri, dicevi, una comunità che poi tutto sommato può ammettere il recesso, anche se in maniera un po' strana tu hai detto che la Brexit non è una forma di recesso. Io ci ho scritto un libro su questo argomento per dire purtroppo che la Brexit ha segnato un momento di defiance dell'Unione, perché c'è stato un passo indietro consentito peraltro dai trattati, ma consentito dai trattati, fatemelo dire, proprio perché ad oggi non ci sta quel superstato. Non mi risulta, non sono uno studioso di politica o di storia al punto tale da sapere se ci sono stati stati federali nei quali qualcuno dei land partecipativi poi ha deciso di distaccarsi e andarsene. Questo non è mai successo. Quindi se si addivenisse ad una unione politica, noi veramente potremmo realizzare quegli obiettivi che forse Spinelli, ma molti di noi si propongono. Ovviamente questo è difficile, come vi dicevo prima, non sappiamo se e quanto si realizzerà, ma in attesa di quel se noi dovremmo fare tutto quanto sta a noi per poter procedere, non assumere posizioni sostanzialmente critiche come quella del professor Gasparri e sottesamente critiche come quella del professor Pace, che con grande abilità dialettica ha ben celato, direi, questo suo intento limitativo dell'Unione, ma ritengo che è nel cuore di tantissimi di noi invece vedere che quel cammino prosegue nonostante le difficoltà che sono presenti. Altrimenti
non si spiegherebbero quelle che tu hai negato, Francesco, come forme di cessione di sovranità, ma che a mio avviso lo sono senz'altro, della sovranità monetaria e della sovranità della supervisione bancaria, che sono due vere e proprie forme di cessione. E aggiungo un qualche cosa: io da tempo, con riferimento a questo tipo di cessione di sovranità, ho assunto una posizione critica nei confronti della Banca d'Italia, la quale quasi assecondando questo discorso dell'Unione ha assunto per molte questioni un atteggiamento dimissionario, di deresponsabilità, traslando all'Europa la sovranità del controllo bancario su soggetti invece sui quali ai sensi della direttiva istitutiva del meccanismo unico di vigilanza spetterebbe ancora a lei la possibilità di esercitare la vigilanza, giusto per fare una battuta anche di diritto dell'economia. La parola a questo punto credo che venga alla professoressa Salmoni. No, a chi va la parola? Allora, in programma c'è Maria Assunta Icolari. Allora, scusa Maria Assunta, credevo che fosse... Non si sente. Maria Assunta, devi togliere l'audio. Eccomi qua, professore, grazie, buongiorno. Dicevo che non ci sono problemi per me se Fiammetta vuole intervenire. La mia materia è un po' particolare perché è il diritto tributario, una materia dove in realtà praticamente la sovranità nazionale è quella che si è più rivendicata ed è quella che forse, tra virgolette, è una problematica proprio per avere un'unione giuridica, un'unione politica e giuridica europea. E non a caso io volevo lanciare una provocazione che incide sull'unione giuridica europea, cioè quella, dopo aver letto un po' tutti, ma anche e soprattutto aver ricordato il Presidente del Consiglio che in più tranche ha detto che c'è bisogno di un'unione fiscale, perché in realtà sull'unione fiscale si pone poi la Non si sente più, Maria Assunta, non si sentono più le tue parole. Francesco Gaspari, come facciamo? Non so se c'è il supporto tecnico, se possiamo recuperare la collega Icolari, altrimenti possiamo procedere con Fiammetta Salmoni e poi magari torniamo da Maria Assunta alla fine. Va bene. Allora, professoressa Salmoni, se lei riattiva il suo audio. Grazie, professore. No, mi dispiace per la collega Icolari che stava... Penso introducendo un argomento che trovo anche io un punto importante. Eccola forse. Sono qui. Ecco, vai Maria Assunta, continua perché mi interessa molto. Stavo dicendo che sono più vicina, scusatemi, perdonatemi, perdonerà anche l'autore del libro che non ho ringraziato per il bel libro e dove ho colto anch'io un po' un sentimento, tra virgolette, celato di problematiche rispetto all'Unione Europea. Devo dire la verità, l'Unione Giuridica Europea, devo dire al professore Pace, devo dire che lo conosco in questa sede, ma ho parlato di lui spesso con un amico comune che è Francesco Buramenna, che lo saluta, che è quindi un suo collega di settore, e che è su quello, e però vado subito al tema perché ci siamo dilungati e toglierei tempo a Fiammetta, poi agli altri, insomma mi dispiace. In realtà sull'unione fiscale è fondamentale, e qui lancio una provocazione su qualcosa che può incidere, secondo me, su quello che è l'unione giuridica al tempo della pandemia, e poi dirò anche perché al tempo della pandemia. Lancio la provocazione rispetto a una materia pilastro dell'Unione Europea, che è quella della tutela ambientale. È una materia a me cara, da qui a poco uscirà un volume che raccoglie gli atti, insomma, di un convegno organizzato l'anno scorso alla Marconi, presieduto dal professor Caprione, sulla tutela ambientale. Siamo arrivati, insomma, a definizione anche di questo, per porre la problematica se sia praticamente il tempo per pensare a una carbon tax a livello europeo o un carbon price.
avete visto, insomma, a livello praticamente si è posta la problematica della Global Minimum Tax. Qui in realtà c'entra molto l'argomento che unione giuridica è praticamente, se dobbiamo fare, perché la problematica ambientale è una problematica fondamentale, la tutela dell'ambiente è praticamente, come ci ha ricordato anche Papa Francesco, è qualcosa su cui si, tra virgolette, il nostro futuro. E allora a livello europeo dobbiamo istituire una global, un carbon price, quindi praticamente un prezzo all'ingresso che però deve essere fatto da tutti, pure perché sinceramente è una problematica. Non possiamo vivere nell'immobilismo di io lo farei, ma lo dobbiamo fare tutti, ci sono altri che non lo fanno e allora non lo faccio neppure io. Beh, questo insomma mi pone un problema. Quindi dico, la natura praticamente giuridica dell'Unione Europea rispetto ad una situazione che si deve in qualche modo, perché abbiamo capito che la tutela dell'ambiente passa anche per la tutela fiscale e quindi passa anche per la fiscalità ambientale, come la realizziamo? La realizziamo attraverso un carbon price, evitando però che ci siano poi problematiche di dazi, praticamente, come insomma, come già per esempio era successo con la politica di Trump negli Stati Uniti, oppure praticamente vogliamo una carbon tax a livello europeo? E su questo secondo me qualche risvolto sull'unione giuridica europea al tempo della pandemia, dico al tempo della pandemia perché secondo me la problematica della pandemia, e qui pongo la seconda praticamente mia riflessione che ho fatto leggendo il libro di Lorenzo, mi permetto di chiamarlo Lorenzo, perché in realtà io me lo sono posto rispetto poi a quello che è successo nell'ordinamento tributario interno rispetto ai principi dell'Unione Europea, e mi pongo alla pandemia perché dico, ma perché la pandemia non può essere un momento per creare un raccordo praticamente tra i profili economici e i profili istituzionali? E mi spiego un po' meglio. In Italia dovremmo attuare il PNRR, no? E questa problematica in realtà, cioè in questo momento, le situazioni più, almeno dal mio punto di vista, che è quello dell'ordinamento tributario, due sono le problematiche fondamentali. Una è quella di risolvere la questione dell'autonomia tributaria, che non abbiamo mai attuato in realtà, e quella dà la voce a quello che è in realtà una forma di regionalismo in Italia. Secondo me, anche attraverso l'autonomia tributaria, noi diamo la voce a che tipo di regionalismo vogliamo in Italia. Questo non è che non abbia un risvolto rispetto all'Unione Europea, perché incide anche, secondo me, sulla natura dell'Unione Europea. L'altro aspetto è quello che ho colto dalle... Perché oltretutto? Perché l'ho colto leggendo i riflessi e l'introduzione di Lorenzo sul principio di sussidiarietà, perché mi pare di aver capito che la sussidiarietà è abbastanza fluida e anche nella sua accezione verticale in realtà all'interno degli stati la portata è un po' diversa. Noi per esempio scontiamo la problematica che l'autonomia tributaria non si è mai attuata. Abbiamo un decreto 42 del 2009, dei decreti attuativi della legge 42 del 2009 che sono stati di fatto sospesi anno per anno. Sono stati rinviati anche nel PNRR dell'autonomia tributaria, si parla dal 2026 in poi, c'è un atto, una discussione su una delega fiscale e dell'autonomia tributaria non se ne parla proprio. Parlo di autonomia tributaria, intendo quel potere di istituire tributi riservato praticamente a chi ha la responsabilità di un territorio rispetto a fatti, sintomi di capacità contributiva che sorgono in quel territorio. Devo dire però che questo non c'è stato, ma dall'altro lato a livello locale non c'è stato neppure, ed era qualcosa che poteva in qualche modo determinare un assetto, e neppure la previsione di corrispettivi, di tributi di scopo, non c'è mai stato, insomma in realtà questo rapporto responsabilità-territorio non si è mai realizzato da questo punto di vista. Si è realizzato una sorta di... Diciamo, voi costituzionalisti nell'ultimo tempo parlate di acostituzionalità, cioè nel senso che la Costituzione nel 2001 ha detto una cosa, poi successivamente le leggi praticamente hanno attuato tutt'altro, hanno realizzato, non sono andate contro la Costituzione, ma non l'hanno attuato. Questo un po' voi forse per il fiscal compact, quindi l'ingresso dell'articolo 81, però altre modalità di fatto c'erano. Io vedo una crisi, tra virgolette,
dell'amministrazione, nel senso della crisi del governo del territorio, che secondo me non ha dei risvolti rispetto ad un'unione giuridica europea. Dall'altro, sotto altro versante, invece vedo un'Unione Europea che ha con la sua giustizia, con la portata della sua giustizia, in realtà dell'organo della giurisprudenza europea, molto inciso sul rapporto contribuente amministrazione finanziaria, poco però in Italia. E me lo pongo rispetto, tra virgolette, nonostante in Europa si sia arrivati ad uno statuto dei diritti del contribuente europeo, sottolineato insomma dalla Commissione europea, e che ha preso in considerazione anche lo sviluppo di un rapporto che debba essere impostato, che debba essere rivolto alla giusta imposta, secondo i criteri insomma enucleati dalla Rivoluzione francese, però che debba essere anche insomma debba tenere in considerazione anche uno sviluppo digitale del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. In Italia si discute ancora di praticamente ci sono una serie ancora di leggi che regolamentano per esempio la definizione agevolata del tributo, e non ce n'è un solo istituto, cosa che per esempio nel sistema francese c'è. Si discute ancora, c'è una differenza fondamentale nel contraddittorio, nella portata del contraddittorio. Per i tributi armonizzati il contraddittorio per esempio è il fondamento, per i tributi non armonizzati, cioè quelli statali, praticamente non c'è contraddittorio, non c'è una legge che ponga l'obbligatorietà del contraddittorio. E questo lo so, forse potrebbe, però è qualcosa che secondo me incide e ha risvolti su quella che deve essere un'unione anche politica europea, un'unione giuridica fondata su, e non soltanto un'unione economica. Dall'altro lato però devo dire anche che l'incidenza della giurisprudenza europea e in qualche modo i dettami insomma dell'articolo, in questo caso dell'articolo 41 della Carta dei diritti, qualcosa praticamente hanno fatto, stanno facendo pian piano pensare anche nel diritto tributario. Lo penso in relazione per esempio alle sanzioni tributarie, mi viene in mente una sentenza della Corte Costituzionale di inizio di quest'anno, la 5 del 2001, che per esempio in relazione al principio della trasparenza e del dovere di informazione, che ha costituito in realtà un filone molto importante a livello europeo, ha creato dall'altro lato, insomma, ha dato, cioè la Corte per esempio è tornata sulle violazioni tributarie e è tornata per sottolineare l'importanza di una definizione prima praticamente che queste vengano eseguite, cioè in realtà praticamente ha rimarcato l'importanza del dovere di informazione dell'amministrazione tributaria. Lo so, per voi sono dei valori scontati, dei valori che in realtà, ma nell'applicazione della legge tributaria purtroppo non è così. C'è bisogno ancora di dare effettività a questi principi. Tant'è vero che si nota la differenza rispetto a quelli che sono, insomma, a quello che è proprio il dovere di trasparenza tra i tributi statali e quelli armonizzati in materia di IVA, per esempio la Corte di Giustizia dà per scontato che ci sia un accesso al fascicolo del contribuente diretto, cosa che per i tributi non armonizzati non è così. Per cui altra cosa importante che si sottolinea è quello per esempio di attuare da ultimo la riforma del garante del contribuente, di un istituto che dovrebbe promuovere questo rapporto basato su una fiducia tra entrambi le parti. E sul garante c'è in atto insomma una modifica che a 20 anni dalla sua istituzione, quest'anno 21, su come possa migliorare questo rapporto proprio sulla base dei principi che sono stati enucleati dall'articolo 41 della Carta praticamente di Nizza e da come praticamente ha influenzato la giurisprudenza europea. Questo per dire l'importanza in realtà della giurisprudenza europea e l'importanza quindi di un'Unione Europea. Io devo dire, concordo, l'ho detto già all'inizio, concordo con i piccoli passi di cui faceva cenno prima il professor Capriglione. Non possiamo, perché anche il senso di appartenenza
che da ultimo ci è stato ricordato, leggevo proprio ieri, in un rapporto un po' dialogico tra il filosofo Maramao e praticamente Agamben e Cacciari rispetto a praticamente i provvedimenti di controllo praticamente della pandemia. Io in realtà esalterei questo senso di appartenenza per dire che nell'individualismo in realtà e che non vedo insomma una limitazione di libertà, e per dire che nel senso nell'individualismo io non ci vedo nulla di tra virgolette di positivo, insomma sono e per questo torno a ribadire che credo che da un certo punto di vista la regola dell'unanimità in materia fiscale non sia più una regola al passo con i tempi, e sia quella che poi in realtà crea non altro che un'unione dove ci sono più velocità all'interno, insomma, e soprattutto dal punto di vista fiscale non crea altro che fette di elusione e di evasione. Io sono stata breve e concisa. ma io, Maria Assunta, mi complimento molto con te perché hai fatto una interessantissima relazione evidenziando come la problematica dell'unione fiscale costituisca uno dei perni intorno al quale ruota la questione della realizzazione o meno degli Stati Uniti d'Europa. Ma anche anche l'autonomia tributaria all'interno dello Stato nazionale, quella che dà voce al regionale. Cioè ma io, io ti posso. Non ho parlato della Corte. Ho sentito qui tu hai parlato. Non ho parlato della Corte Costituzionale apposta perché non volevo centrare, insomma, non volevo essere di parte. Certo. E quindi non ho parlato apposta. Hai parlato giustamente di autonomia all'interno dell'autonomia tributaria all'interno dei singoli stati, cosa che io ritengo pienamente legittima anche in un contesto di Stato federale europeo. Ma mentre tu parlavi, però mi veniva alla mente un'idea che vi esterno subito. Non è che il professor Pace, con questo suo elegantissimo, direi, modo di presentare l'Unione Europea, poi non si riesca indirettamente a favorire l'affermazione di posizioni di sovranismo, perché in definitiva lei dice fermiamoci qua, non esiste la possibilità di arrivare mai agli Stati Uniti d'Europa. Cioè, in altri termini, noi diamo prevalenza all'idea di aver già conseguito, già raggiunto quello che forse i padri fondatori non volevano andare oltre. Lei chiaramente è stato contro il superstar stato di Spinelli, però tutto questo ha a mio avviso un aspetto negativo, quello di dare conforto alle tesi sovraniste, alle tesi estremiste che, lo stiamo vedendo, in paesi come la Polonia e la Ungheria portano ad una deriva democratica, una negazione della democrazia, e questo credo che sia lontano dalle intenzioni di noi tutti. Colgo l'occasione per dirvi una cosa, signori, siccome sto notando che questo convegno, questo incontro sta portando delle tesi di particolare interesse, io dirigo una rivista, anzi tre veramente, ma una molto buona italiana che si intitola Trimestrale di diritto dell'economia, ovviamente di fascia A. Se voi volete, se questo convegno è stato registrato, sbobinando il tutto e rappresentando il tutto con una sua unitarietà, vi offro l'occasione di pubblicarvi con un fascicolo come supplemento al numero 3, perché stiamo al numero 3 della rivista, di tutte queste cose che ci siamo dette, di tutte queste interessantissime problematiche che sono emerse. Veramente, io studio queste cose dalla mattina alla sera e sto trovando molto, molto interessante questo incontro. Quindi
se volete accettate questo invito, il dottor Gaspari. Grazie professore. Potrebbe fare questo fascicolo per il quale, come facciamo sempre quando si pubblicano gli atti di un convegno, si mette a cura di, e noi potremmo mettere a cura del dottor Gaspari. Quindi lei si trova un volume, in definitiva a cura sua, si deve prendere un po' di fastidio nel raccogliere e raccordare tutti i lavori, però ne vale la pena. Volentieri, scusate. Grazie. Credo che ci sia il professor Clementi che abbia alzato la mano. Non so se. Sì, scusate, ringrazio, ho già avvisato gli amici colleghi Ulrica Aderquercia e Lorenzo Federico Pace e non volevo interrompere gli interventi dei colleghi. Purtroppo io avevo detto a mezzogiorno e mezzo a lezione e siamo già a mezzogiorno e 35. E rispetto all'accordo iniziale di un lunedì prenatalizio in cui le lezioni vanno tenute, sono abbondate oltre il doppio il nostro quarto d'ora accademico. Mi scuso moltissimo innanzitutto colleghi, non potrò ascoltare la Fiammetta Salmoni, con la quale tra l'altro non credo di svelare segreti, Fiammetta, ci eravamo sentiti in questi giorni proprio per commentare il libro di Lorenzo, e naturalmente gli altri colleghi a partire da Lorenzo nelle sue conclusioni che non avrò modo di sentire. Mi scuso, ringrazio molto, so che mi capite perché tutti viviamo la dinamica delle lezioni con lo stress degli ultimi giorni e gli studenti che, e soprattutto anche i direttori di dipartimento, aggiungo, che io apro e chiudo la finestra sul tema, per cui grazie di cuore, ringrazio il professor Capriglione, mi scuserete, buon lavoro e spero alla prossima. Innanzitutto però complimenti Lorenzo, grazie ancora. Spero alla prossima, a maggior ragione, con l'invito del professor Capriglione che da ultimo ho sentito a fare per il lavoro insieme per la sua bella rivista, che insomma conosciamo molto bene. Grazie. Ciao, buona lezione, grazie. A presto. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao Francesco. Allora, professoressa Salmoni, ora tocca a lei. Eccomi qui. Allora, io intanto, vabbè, ringrazio tutti, il professor Capriglione, ringrazio la professoressa Aderquercia, ringrazio il professor Lorenzo Pace, carissimo amico da sempre, per questo suo, e anche tutti gli altri relatori, per questo suo bellissimo libro che mi ha veramente molto appassionato. E devo dire che io avevo preparato una relazione, ma temo che tutto ciò che avevo in animo di dire sia stato già detto. Pertanto andrò un po' così a braccio, cercherò di prendere spunto da alcune suggestioni che le relazioni dei colleghi mi hanno suscitato sulla base di quello che avrei voluto dire avendo letto il libro di Lorenzo. Un punto fermo, appunto, l'Unione Europea è un'organizzazione internazionale. Questo, su questo mi sembra che nel volume, oltre all'egregia ricostruzione storica di tutte quante le posizioni teoriche, giuridiche e non sull'Unione, questo è un punto fermo. E perché è un'organizzazione internazionale? Questo mi sembra di aver colto per due motivi fondamentali. Primo, per il sistema delle risorse proprie, e quindi molto pertinente l'intervento della professoressa Icolari. E secondo, perché esiste la possibilità di recedere dal trattato e quindi gli stati sono ancora i signori dei trattati. Da questo punto di vista, cioè dal punto di vista formalistico, giuridico, sono d'accordo con questa conclusione, perché oggi l'Unione è ancora un'organizzazione internazionale. Ciò detto, diciamo che il mio afflato europeistico, che forse si è un po' spento ultimamente, mi portava a sperare che ci sarebbe stato prima o poi il famoso salto di qualità, cioè che l'Unione, sicuramente a mio avviso nata per cercare di catturare l'economico, prima o poi
sarebbe riuscita a trasformarsi nei famosi Stati Uniti d'Europa, grazie però a un processo costituente vero, cioè quindi non il metodo convenzione che è poi fallito purtroppo con i referendum nel 2005, che attraverso il quale era stato steso il trattato che istituiva una Costituzione per l'Europa, perché già a me già questa cosa, il trattato che istituisce una Costituzione, giuridicamente lo trovo un po' stonato questa locuzione. Quindi Costituente europea sì, Stati Uniti d'Europa sì, ma cosa succede secondo me? Intanto c'è un problema di fondo, la nascita dell'Unione, della Comunità Europea per catturare l'economico, è una nascita che serve per combattere i totalitarismi, e sono molto d'accordo con il professor Capriglione, ma è portata avanti per affermare l'imperialismo degli Stati Uniti d'America. Cioè la comunità nasce per motivi positivi, cioè per porre fine al conflitto fra sovranità, come dice Lorenzo Pace, ma viene diciamo cavalcata da uno Stato che vuole affermare il proprio imperialismo a livello economico per avere un mercato più ampio dove piazzare i propri eccessi di produzione, eccetera, eccetera, cose che sappiamo tutti, e ahimè politico per combattere l'impero sovietico e quindi nel pieno della guerra fredda per rappresentare un argine all'avanzata del socialismo nei paesi dell'Europa dell'Est. Oggi cosa succede? Oggi lasciare l'Unione così com'è, cioè un'Unione come organizzazione internazionale, è un po' problematico. Perché? Perché noi siamo di fronte a un nuovo scontro fra potenze. Siamo di fronte a una nuova era che ci porta di nuovo di fronte a due grandi imperialismi che si contrappongono. Non voglio qui evocare le teorie di Carl Schmitt sulla logica amico-nemico, però finita l'Unione Sovietica l'altro grande, unico, ultimo impero rimasto ha dovuto trovare un nemico e l'ha trovato nella Cina e negli stati che gravitano intorno alla Cina, cui adesso si è affiancata anche la Russia. Ma insomma, quindi in questa contrapposizione tra imperi, l'Unione non può rimanere una mera organizzazione internazionale. Perché? Perché siamo destinati a soccombere. Se noi saremo soltanto un'organizzazione internazionale, non peseremo niente nel mondo del futuro. E, di qui però poi mi vengono ulteriori dubbi, cioè da qui sorgono ulteriori dubbi, perché è anche vero che tutto ruota intorno a ciò che accadrà con il patto di stabilità e crescita. Cioè quando questo benedetto patto di stabilità e crescita nel 2023 rientrerà in vigore, cosa ne sarà di noi? Allora, sappiamo tutti che si è aperto un dibattito a livello sovranazionale sulla modifica del patto di stabilità e crescita, però da una parte c'è il position paper presentato dagli 8 stati del nord-est in occasione dell'Eurogruppo informale che si è tenuto a settembre, in cui
si fa comprendere che non ci sarà modifica dei trattati. E a questo position paper mi sembra aderisca anche la coalizione Semaforo, perché anche lì la Germania assume una posizione un po' rigida, cioè modifica dei trattati no, d'altronde è un po' difficile perché lì ci vorrebbe l'unanimità, ma modifica della normativa secondaria. Allora, modifica della normativa secondaria cosa vuol dire? Cosa vorrà dire in un futuro? Questo, cioè, per me è difficile da prevedere. Vorrà dire probabilmente che si allenteranno alcuni vincoli, ma non scompariranno. Vincoli che, come mi insegnano il professor Capriglione, ma insomma gli economisti che sono presenti in questo webinar, sono del tutto così, sono stati posti in maniera del tutto casuale. Esatto, casuale, cioè, non c'era un ragionamento di economico dietro il 60% del rapporto debito-PIL, cioè sono numeri così individuati. E quindi, per tornare al libro di Lorenzo Pace, assolutamente d'accordo ciò che siamo ora e come ci siamo arrivati. Forse io, ecco, sul come ci siamo arrivati, secondo me bisognerebbe, avrei calcato un po' più la mano sull'appropriazione da parte degli Stati Uniti di questo processo, che per carità, ci hanno liberato dal nazifascismo, quindi va benissimo, però credo che abbiano anche tutto sommato guardato ai loro interessi, come era normale che fosse. E oggi cosa siamo oggi? Siamo ancora un'organizzazione internazionale? Cosa dovremo cercare di essere? È sicuramente un qualcosa di diverso. Un qualcosa di diverso che non può essere neanche una confederazione, credo. Cioè, io penso che noi dovremmo darci pace in qualche modo, noi stati, tra virgolette, e andare verso gli Stati Uniti d'Europa. Non c'è altro modo per affrontare un futuro in cui la geopolitica entra nelle nostre case tutti i giorni ormai, e quindi niente, ecco, tra i vari appuntini che avevo preso c'era anche il fatto che è vero, giuridicamente possiamo tirarci fuori ancora dall'Europa. Sebbene su questo ha molta ragione Lorenzo, di fatto nessuno si può, neanche la Germania, neanche il paese più forte dell'Europa può pensare oggi di andare avanti da solo. Quindi a mio avviso ci sarà necessità di rivedere le regole, ci sarà necessità di ricondurre ciò che non è europeo, ad esempio il fiscal compact, il MES, parte dell'unione bancaria, ricondurre tutto questo sotto il cappello dell'Europa. Ci sarà necessità di e adesso ragiono con le categorie giuridiche del costituzionalista, di individuare il popolo europeo, perché purtroppo siamo ancora, mi sembra, lontani da questa comunione di intenti, e invece dovremmo cercare di avvicinarci sempre di più a un qualcosa che abbia le sembianze di un demos, e ci sarà la necessità di accettare che soltanto se diventiamo Stati Uniti d'Europa noi avremo un peso nel consesso internazionale, perché se continuiamo così noi saremo necessariamente nell'orbita dell'uno o dell'altro impero.
A questo proposito voglio dire che il rafforzamento della difesa comune europea mi sembra indicativo di un passo avanti, anche se sbagliato, perché noi partiamo dalla difesa e magari dovremmo partire da altro, perché sovrano è colui che detiene l'uso della forza, no? Ci hanno insegnato. Ma il rafforzamento della difesa comune europea al di fuori della NATO, mi sembra che sia indicativo di una trasformazione che forse si vorrebbe fare, ma che ancora non siamo riusciti a fare. Comunque, veramente complimenti, Lorenzo, perché il tuo libro mi ha interessato, appassionato e stimolato moltissimo. Quindi ti ringrazio, grazie a tutti. E scusate se sono andata un po' in ordine sparso, ma non volevo ripetere i bellissimi. Professoressa Salvoni, anche io mi complimento con lei, perché noto che c'è una piena identità di vedute, e vorrei dire solo due piccole cose sulla sua relazione, che trovo ottima. Lei ha detto prima che questa organizzazione, anche se non si trasformerà in Stato federale, è condannata, direi, a restare in piedi. Perché? Perché con la moneta unica si sono create delle relazioni di debito credito tra i vari paesi. Ad esempio la Germania ha 300 miliardi di crediti nei confronti d'Italia, che questo fatto costituisce una forte remora per la Germania per farci saltare, perché sennò se ne viene dietro pure lei. E questa è una prima osservazione. La seconda osservazione riguardava, e qui è l'unico punto in cui non condivido il suo discorso, riguardava il mancato stimolo o la mancata guida da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa nel sollecitare o promuovere l'Unione. Io non sono d'accordo, perché se gli Stati Uniti avessero messo becco in questa cosa, poi avrebbero di certo rivendicato una qualche primazia su questa Unione, e quindi saremmo diventati uno Stato satellite, laddove sia per numero di popolazione che per reali capacità industriali e produttive, se l'Unione realizzasse quello Stato federale che lei e io ci auguriamo, penso che sarebbe effettivamente in grado di poter fronteggiare nel quadro geopolitico del pianeta le altre grandi superpotenze. Ecco, ho fatto le due osservazioni che devo fare. Adesso la parola conclusiva credo vada al nostro professor Pace. Grazie professore, grazie a tutti. Diciamo sono l'una meno cinque, noi gli diamo fino all'uno un quarto, anzi pure di più, l'una sono l'una meno dieci, fino all'uno un quarto, c'è quasi mezz'ora per spaziare. Poi chiedo al professor Gaspari di inviarmi almeno la registrazione del tutto, in modo che ai fini di quella pubblicazione ognuno di noi si risente, si riaggiusta un po' le cose, toglie qualche inevitabile ripetizione, in modo che poi pubblichiamo una bella cosa. Credete? Certo, pubblichiamo certo. Una bella cosa. Prego, la parola a lui. Grazie, grazie molto professor Capriglione. In primo luogo grazie a Francesco Gaspari per l'affettuosa dimostrazione di gentilezza nei miei confronti, per aver di fatto organizzato questo incontro. Poi in primo luogo grazie molto al professor Capriglione, a Chiarelli e così come a tutti i colleghi che hanno partecipato, quindi oltre a Ulrica Heidel Quercia, Filippo Caliento, Francesco Clementi, Marcello Condemi, Maria Assunta Icolari e Fiammetta Salmoni. Grazie molte, perché tutta questa lunga discussione appunto si è protratta nel tempo, comunque mi è stata di interesse, perché come succede, come tutti sappiamo, quando uno scrive qualcosa, il momento del confronto con gli altri è fondamentale per
capire se ci sono cose da modificare, se ci sono degli errori, se ci sono degli aspetti positivi. Per cui vi ringrazio del vostro tempo nell'aver preso in considerazione il libro e aver fatto i vostri approfonditi e stimolanti commenti. Io cercherò di limitare al massimo, spero nel giro di una decina di minuti, perché sennò dovrebbe essere sono talmente tante gli stimoli che ho ricevuto da voi che saremo qua addirittura nel pomeriggio, quindi scriviamo un'altra cosa. Scriva un'altra cosa, glielo pubblico. Lo faccio molto volentieri. E allora rapidamente vado per punti, ho cercato di riassumere in 4-5 punti le varie sollecitazioni che ho ricevuto e stimoli. Allora, il libro perché nasce? Voi sapete, io sono professore di diritto dell'Unione Europea e dopo tanti anni che studio questo tema c'è il problema di ma cos'è l'Unione Europea? Che poi alla fine quando uno va a lezione dice, gli studenti chiedono sì, ma cos'è l'Unione Europea? E tu rimani così. E allora, dopo tanti anni di riflessione, come giurista, perché quella è la cosa per noi fondamentale, un elemento che ci unisce tutti, essendo giuristi non possiamo che ragionare secondo categorie giuridiche, perché se non ragioniamo per categorie giuridiche facciamo un altro discorso che può essere politologico, storico, e questo mi ha portato a approfondire questo tema. Io pensando che conoscessi perfettamente il diritto europeo e sapessi tutto. Il libro deve essere concluso in 4 mesi, ci ho messo 2 anni, quindi questo è da qua la complessità del riflettere sulle categorie giuridiche e quale utilizzare. E da qua mi viene in mente il primo elemento che è stato sottolineato da più parti e che per me è un favorevole giudizio è la stringatezza del volume. E questo è perché secondo me per noi giuristi il diritto è relativamente semplice. Il diritto è, secondo me, rispetto a altre materie, ha un grandissimo elemento di vantaggio, che è quello della chiarezza. Se il diritto è chiarezza, se non è chiarezza non è diritto. E quindi permette, individuando gli schemi giuridici di riferimento, permette di interpretare, adesso esagero, ma la storia di un continente come quello europeo, facendo rientrare i vari periodi storici secondo categorie giuridiche differenti, per cui quelle che per gli storici sono volumi che devono essere sviluppate in 2000-3000 pagine, in 10 volumi, pensate a Mommsen, noi riusciamo come giuristi riusciamo a risolvere 2000 anni di storia in 4 categorie. E questo è la nostra forza. Dall'altra parte c'è la difficoltà del riorganizzare quello che giustamente viene chiamato come i fatti alla base del diritto all'interno di categorie giuridiche. Quindi il diritto è semplice e la realtà deve essere spiegata dal giurista secondo delle categorie che permettono di semplificare, se volete, l'interpretazione di quello che è poi la storia dell'uomo in generale. Per quello che interessa a noi, quello che è il continente europeo. Ulteriore punto che è stato sollevato da quasi tutti e che la cui risposta è il futuro è adesso. E questa è la risposta al problema che io stesso per primo mi ha attanagliato mentre riflettevo sul volume, cioè l'Unione Europea come un processo. Però un processo verso cosa? È un processo verso una nuova forma sociale che non è quella di un'organizzazione internazionale? Questo era appunto, nelle sollecitazioni della dottrina degli ultimi 30 anni, era una cosa che io avevo più presente, differentemente da quello che la mia, come dire, risultato è che l'Unione Europea come forma di organizzazione internazionale che ha degli obiettivi molto specifici, che poi sono quelli definiti in maniera eccezionale nell'articolo 3.1 che è stato richiamato precedentemente, è una struttura che tende a rimanere e non avrà, io penso, un salto di qualità, perché questo ce lo dice anche la storia.
del continente europeo. Non vi è stato mai nella storia del continente europeo un salto di qualità. Vi sono stati imperi, e che non presuppongono una situazione di unità di carattere statale. Vi sono stati gli stati, ma gli stati hanno determinato le crisi della prima e seconda guerra mondiale, con i problemi nazionalismi che a mio avviso nascono come conseguenza della sovranità degli stati all'interno del continente europeo. E quindi è, secondo me, non è il migliore dei, anzi non è il migliore, diciamo, è il migliore dei mondi possibili della realtà. Ci potrebbe essere una situazione migliore? Può essere. Però questo è nella storia del continente europeo quello che ci dice che è al momento è la situazione che abbiamo. Perché non credo che ci sia un salto di qualità? Perché, riprendendo poi le sollecitazioni precedenti, perché tutto come dire, il processo di integrazione europea si fonda sui popoli dell'Unione. E questo l'articolo 3,1 lo chiarisce bene, l'articolo 1,2 lo chiarisce bene, quindi l'Unione Europea non ha un popolo, e questa è la famosa discussione di ormai 20 anni fa tra i costituzionisti e i politologi tedeschi. E questo perché per me questo elemento è risolutivo nel capire che non ci sarà o non ci dovrebbe essere, perché aspettiamo le possibilità, ma sarà molto difficile un'evoluzione, perché il popolo è sempre stato un elemento caratteristico del continente europeo. Il motivo per cui io cito proprio nelle prime pagine un passaggio del biografo di Carlo Magno, quindi è un testo del IX secolo, e lui scrive che l'Europa di Carlo Magno è l'Europa dei popoli, i cui nomi erano rimasti sconosciuti ai romani. Quindi era ben chiaro come là nel IX secolo il continente europeo in quel momento storico, nel periodo dell'impero romano, era composto da imperi, però sappiamo che era organizzato in maniera molto differente. L'impero ovviamente presupponeva l'esistenza di un popolo che avesse un ruolo direttivo rispetto a altri popoli, da qui Roma, le province e così via. E questo elemento comune dei popoli è sempre rimasto. E per i costituzionalisti la nascita della maturazione dell'ente Stato nazionale nel secolo scorso è nient'altro che un nuovo modo di organizzare società politiche, in questo caso quello il popolo. Quindi io non vedo nella realtà la possibilità di questo salto di qualità, per tutti i motivi che poi, come sapete, ho trattato nel libro. Un ulteriore aspetto, quello che per me è affascinante, è il fatto che qui stiamo parlando tutti giuristi con estrazioni culturali differenti, ma questa è la dimostrazione, come cerco di spiegare nell'inizio del libro, come l'Unione Europea è un tema così importante per la vita di ognuno di noi, che non può che essere oggetto di discussione da parte di giuristi che utilizzano nuovamente categorie giuridiche differenti, che siano in generale di diritto pubblico interno, di diritto pubblico internazionale, tributario, diritto dell'economia. Qual è però il caveat? Che è giusto, è un elemento che tutti devono prendere in considerazione, perché è un quadro giuridico di riferimento per tutte le materie sostanzialmente. Però ci sono le categorie che devono essere applicate, dal mio punto di vista come giurista, che devono essere applicate all'Unione Europea, sono quelle del diritto dell'Unione Europea, perché se applichiamo al diritto dell'Unione categorie che non le sono proprie, che sia il diritto costituzionale, che sia il diritto internazionale nel senso classico, non riusciamo a fare quello che secondo me è la funzione del giurista, quindi non solo quella di definire le categorie di riferimento, ma anche comprendere lo sviluppo successivo o l'evoluzione di un ente. Quindi è spazio per la discussione e il confronto, così come questa bellissima mattinata insieme, ma è importante comprendere, se vogliamo capire lo sviluppo
dell'Unione abbiamo necessità di utilizzare i cattori di riferimento. Io sono naturalmente d'accordo con il professor Capiglione dell'importanza dell'Unione Economica e Monetaria e delle competenze trasferite. E quelle sono se un trasferimento di sovranità, forse la Corte di Giustizia non direbbe così, ma sono passaggi che, come la cessione di sovranità, sono, come dire, non hanno possibilità di avere una di venire riassorbite dagli stati. Questo è un dato pacifico, e da lì si crea normalmente questo problema, è capire l'Unione Europea ha un trasferimento di sovranità, non ha un trasferimento di sovranità. La Corte di Giustizia dice che non c'è trasferimento di sovranità, ma si comporta come se fosse uno Stato. E qua il problema che richiamiamo prima è anche il richiamo a Ferdros. Lì c'è il problema della Costituzione, ma la Costituzione a cui la Corte di Giustizia fa riferimento non è la Costituzione statale, è la Costituzione, cioè l'elemento come è prassi nell'organizzazione internazionale, che è quello di chiamare Costituzione l'ente costitutivo di un'organizzazione internazionale. E qua io adesso non voglio prendere altro tempo, ma forse la critica che più trovo per me di stimolo, e che in qualche modo io sapevo inconsciamente era nella mia mente, è quello sollevato dal professor Capriglione, quando dice: ma questo è un'impostazione critica, questo potrebbe dare la possibilità di una ricostruzione sovranista dell'Unione. E questo è un problema. Io stesso lo sento come problematico, come impostazione, e questo sicuramente devo cercare di esprimere in maniera più chiara. Ma d'altra parte l'idea dell'organizzazione internazionale viene poi in qualche modo ridotta nella sua accezione statalista, diciamo, dell'elemento di base dello Stato, con la comunità di destino. Cioè il fatto che nella situazione attuale dello sviluppo economico il continente europeo e i suoi popoli non hanno possibilità di marciare divisi. Per questo le tensioni populiste che abbiamo avuto in vari paesi, compreso il nostro, hanno tentato di forzare queste regole. Ma è il fatto della dimensione economica internazionale che non ha permesso questi l'Italexit o altre dinamiche. La Brexit è una conseguenza della storia europea, perché la Gran Bretagna, o meglio l'Inghilterra, ha sempre avuto una dinamica imperiale esterna al continente. Non dobbiamo parlare di Hastings o tornare a 10 secoli fa per capire i tentativi inglesi di partecipare alla vita continentale, ma la Gran Bretagna è fuori dal continente, in cui i suoi soggetti di riferimento sono il suo Commonwealth, quindi Stati Uniti, Nuova Zelanda, Austria, Australia, in cui ci sono dinamiche che conosciamo. E quindi sì, devo dire, l'aspetto del mancato afflato verso uno sviluppo migliore potrebbe pensare che dare una dimensione forse di potenziale giustificazione di alcune dinamiche che vi sono adesso. Il fatto, e da qua veniamo all'aspetto fondamentale che sarà un problema enorme, che sarà la modifica del patto di stabilità e crescita, e lì purtroppo il centro nuovamente sono gli enti statali e come i singoli enti statali, e quindi le costituzioni statali, riusciranno a creare sistemi politici efficaci e efficienti. Perché se vi sono delle situazioni di difficoltà di alcuni stati rispetto ad altri nella dinamica europea per quanto riguarda l'euro, è una conseguenza che deriva anche da problematiche di inefficienza, chiamiamola così, del sistema di regolamentazione pubblicistica. E quindi quello che ci insegna la tragica crisi dell'euro del 2009-2013 è che sono gli stati che devono cercare di modificare quelle dinamiche interne che rendono e creano delle difficoltà, diciamo, ai singoli popoli, non potendo poi richiedere all'Unione Europea degli aiuti per risolvere i problemi interni, anche se, e con questo concludo, il Next Generation EU è esattamente questo,
è, a mio avviso, forse una delle ultime chiamate, così, tentativo da parte dell'Unione Europea e quindi dei singoli stati, aiutare alcuni stati in difficoltà, perché se voi pensate, questi soldi che noi riceviamo dall'Unione non sono nient'altro che un modo per cercare e creare degli incentivi ai singoli stati di modificare strutture economiche interne che funzionano ma non particolarmente bene. Comunque ancora molte grazie di questa bella giornata e al professor Capriglione per l'invito per la pubblicazione degli atti. Grazie ancora. Grazie a lei che ha fatto una splendida conclusione sulla quale onestamente ci sarebbe da soffermarsi un'altra 3 ore, però io ringrazierò molto l'amico Francesco Gasperi quando ci invierà questa registrazione, perché me la andrò a risentire, professor Pace. Lei ha detto una cosa che mi rattrista molto. Lei giustamente ha rimesso il superamento di questo schema attuale. Lei ci ha detto che l'Europa è quella che abbiamo, non ci facciamo illusioni di cambiamenti. E ha detto che c'è l'ultima chiamata in appello da parte dell'Europa con gli interventi finanziari di cui sappiamo, rimettendo questi interventi finanziari agli interventi dei singoli stati. Io sto seguendo in varie sedi, anche di tipo professionale, quello che si sta facendo per la realizzazione di questo piano nazionale di resilienza e ripresa. E sono molto preoccupato, perché molte cose sono enunciate ma poi non realizzate o messe in maniera tale per cui non saranno realizzate. Questo significa allora che forse la sua tesi avrà la prevalenza, però significa che chi ha creduto nell'Europa deve rinunciare a un sogno, e significa anche un'altra cosa, che siamo fortemente esposti. Io non so quali sono le sue idee politiche, però io certamente non sono un sovranista, lo dichiaro ad ogni piesso spinto, però mi accorgo che diventiamo tutti fortemente esposti al rischio di perdere quei grandi vantaggi della democrazia di oggi. Sappiamo che gli attuali capi della destra italiana non per loro ogni occasione è buona per voler criticare l'Europa, per dichiarare che l'Europa non è perseguibile. Ora una defiance del genere di cui stiamo parlando darebbe ragione a questi signori e ucciderebbe in ognuno di noi o di coloro che ci credono una piccola parte. Per uno come me, che sono 60-70 anni, che ci crede ancora di più. Di nuovo grazie Francesco, grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti, grazie a te. Avete organizzato una cosa molto bella e io sarò felice che tutti i lettori, ci abbiamo 20.000 lettori, possano seguire i risultati di questo convegno. Molto bravi tutti quanti, complimenti tutti, veramente. Non lo faccio per plagerie, proprio per convinzione vera. Di nuovo. Noi siamo molto contenti. Grazie. Come ha guidato anche questi lavori, professore. Anche lei ci ha regalato tante riflessioni e ha dato veramente una cornice splendida alle nostre idee sull'Europa, dove c'è ancora molto lavoro, no? È molto molto da fare, dobbiamo farlo. L'invito mi viene da uno, è un vecchiaccio che tiene 83 anni. Francesco, forse il titolo, professore, che ci guida, il suo entusiasmo rispetto Francesco, forse il titolo del prossimo appuntamento potrebbe essere il processo di integrazione europea, 2: quale comunità di destino? Punto interrogativo. Io ci sono. Va bene. Abbiamo già detto, però
riflettiamoci, perché per questo è un momento molto intenso per noi tutti, riflettiamoci, vediamo le varie cose, i vari problemi e guardiamo anche la realtà, guardiamo come si sta risolvendo in questo momento la crisi pandemica. Eccezionalmente gli italiani sono i migliori, se ho capito bene, in Europa. Ogni tanto dimostriamo di essere particolarmente capaci. Mi meraviglio della grande bravura dei tedeschi, Ulrike, che stanno avendo morte e amori, ma mi hanno detto amici austriaci che in Austria il 30% della popolazione non è vaccinata. Nella provincia di Bolzano c'è un 20% della popolazione che è contro la vaccinazione. Questo rientra sempre in quello spirito particolare di cui parlavamo prima. Sì, sì, ci sono. È brutto. Quindi tutto questo però dà ragione a Lorenzo quando dice, beh, l'Europa è quella che ci abbiamo. Io Lorenzo, con la ragione ti do... Il cuore dice altro. Di nuovo, grazie. Grazie ancora a tutti. Grazie. Buona giornata a tutti.